La Fortezza, La Fortezza di Sen, una, una prova per, per gli audaci, uno specchio, specchio per le proprie abilità. Un momento di prova di per ogni eroe, per Firenzo, Firenzo e Sabato II. Un parco giochi. figli del caos. Un minuto e venti e ritornerò in azione anche per voi. La vostra curiosità vi ha privato dell'umanità e della parola. Nel nuovo mondo di Firenze il curioso non soffrirà, il curioso è colui che finisce e domina come me! Amici video spettatori, sprovvisti di green screen, ma soprattutto buon pomeriggio. Anzi, buonasera, maestro. Buonasera, a seconda di quanto giochiamo, è considerabile buon Buonanotte. pomeriggio. <ride> Ragazzi, io sono in after, sono in live dalle 5 di oggi pomeriggio, quindi ah. abbiate pietà. E adesso dovrei, dovrei essere singolo. Prima mi sentivano doppio i ragazzi. Di là adesso dovrebbero sentirmi in maniera normale. Ah, che bello! Siamo tornati a casa. Siamo sì. tornati a casa su Dark Souls. Effettivamente, questa adesso si può considerare casa, è vero? Io mi sento davvero tanto a casa eh, su Dark Souls. E davvero mh, mi sento sempre anche più forte. Forse sbagliando. Perché avete visto che sentirsi forti frega in questo gioco. Uh, vuoi fare delle smargiassate? Vuoi fare delle sì. famose ciaddate che non riescono poi. Esatto. E allora ti allungano il gameplay al, <ride> all'inverosimile. Lo stream squad, ragazzi, dovrebbe funzionare. Se non sta è funzionando. Anche, sai che i moderatori mi hanno detto che non è attivo, ma io ho controllato. E Però l'invito, di... no? Ma io l'ho accettato. Forse A pro... me mi segna in squad, a me mi segna in squad. Provate a refrescare, ragazzi. Magari Provate si è bugato. Provate a dare una spinta a Twitch, esatto. Stream Squad a me va, dice qualcuno. E allora forse è Twitch che sta sfasando. Eh, uh, Twitch che è un po'. Esatto. Pro, pro, ho dovuto refrescare, qualcuno dice. Vabbè, ah, l'importante okay, è che okay, stia okay, andando. Okay. L'importante è che stia andando, ragazzi. Buonasera a tutti e benvenuti. Allora, amici, io devo prendermi il mio tempo per fare. Uh, il mio solito discorso pre-live ok? Poi andiamo a Sam Fortress e giochiamo la scorsa Ma puntata è giusto tutto lo faccia. la scorsa vai, puntata vai. secondo me è stata tra le top 3 puntate a livello di lore um, <ride> la storia delle figlie del caos innanzitutto con il seno di poi è la più triste mm. è anche più triste di quella di Artorias ehm mm. um, perché Artorias, nel suo dolore, a mio avviso, può comunque ritrovare un, um, un peccato, quello di aver servito Gwyn, ok? Mm. Artorias è un personaggio benigno, io lo stimo profondamente, sia lui che il suo lupo, che dovrò uccidere di nuovo e mi sento male, solo se l'idea. Um, però. È comunque anche un uomo che ha vissuto a contatto con Lor Gwyn, forse uno dei tiranni più, più deviati di Lordran, ok? Alle Figlie del Caos, invece, riesco a trovare veramente pochi peccati. Voglio dire, uh, le Figlie del Caos hanno seguito innanzitutto la loro madre. E quindi è un. Diciamo. Un tipo di, 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 di. peccato che non riesco a individuare, no? Aspettate che ho ancora i banner di oggi e non si stanno togliendo. Ok. Dicevo, in primis. Un, non può essere un peccato quello di seguire i propri, il proprio genitore, ok? In secondo luogo, l'idea della strega di Isalit, benché non mm -hmm. ci sia stata spiegata nel dettaglio, spero che si vada più a fondo prossimamente, ok? Quindi spero che con Dark Souls 2 ci dicano di più di cosa significhi accendere una nuova fiamma. Però mm. tendenzialmente <ride> <Okay>. <ride> e cioè, nel 2 nel 3, insomma, vedete voi, ok? Il concetto è spero che si ritorni su un'idea così importante come accendere una nuova fiamma. Però non riesco a vederlo come un errore o un peccato. diamine, hai scoperto che il mondo è stato bagnato da una forza estrema, incommensurabile, eh, capace di donare a questi esserini deformi che, from Dark Day Came, eh, il, in mano il mondo perché grazie al potere delle anime hanno messo in ginocchio tutto, alberi, draghi, qualunque cosa. diamine, non vuoi provare a rifarlo? Non vuoi provare a creare un altro. Ma sarebbe come dire, Michele, sarebbe come dire: L'uomo trova la prima fiamma, lascia perdere Dark sì. Souls. L'uomo sì. scopre che può accendere il fuoco e basta, non lo fa più. Ah, vabbè, bello questo fuoco, poi si spegne e non ci prova più a farlo. Ma come? Ma certo che ci provi. Ma per me è una sorpresa che ci abbia provato solamente la strega di Isalit. Cioè, è, è un merito averci provato. Io non riesco a non pensarla così. Ma Diamine, ma anche io vorrei. Sì provare a dominare questa forza vorrei provare a dominare questo elemento e a comprenderlo di più tra l'altro e come potrei non comprenderlo di più attraverso la rigenerazione dello stesso e quando noi facciamo un video quando noi creiamo un video uh, su youtube mm -hmm. dobbiamo fare delle ricerche no e in Assolutamente. realtà la verità è che facendo un video su un determinato argomento quindi creando qualcosa su un determinato argomento ne finiamo anche noi più dotti di prima e so Certamente. che mi capisci al 100% su questa cosa. Tu eh, fai video come me super dettagliati, quindi ti approcci ad un determinato argomento dicendo, vabbè, ne so X abbastanza da farci un cazzo di video, però poi quando hai finito di scriverlo ne sai sempre di più perché fai le tue ricerche, aumenti eh, il, il tuo sapere, capillare sul, sul tema. E la strega di Isalit voleva fare la stessa cosa. Quindi... Altro, che, altro che la Strega di Izalith ha avuto un'ambizione che, appunto, non è come si supponeva inizialmente, disperazione per cercare di salvare l'era del fuoco, bensì proprio un obiettivo di ricerca ed evoluzione di un potere trovato. Cioè, sì, 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 esatto. Sì, sì. esatto. E, e da questo punto di vista ecco, uh, la Strega di Izalith fa molto meno. Di quanto abbia fatto anche solo Manus, che a mio avviso è un'altra un mm. vittima, no? Cioè, anche Manus è una vittima. Manus, come, abbiamo, come ho ipotizzato, ha perso il senno perché non ha controllato le sue emozioni per via del dolore del suo pendolo e eh, del suo pen sì. pendente spezzato. Sì. Ehm, sì. Ecco, e quindi lui non è stato in grado di controllare le sue emozioni. È sicuramente un peccato piccolo, a mio avviso, perché siamo uomini, in quanto uomini, esatto. è difficile farlo. Eh sì. Sì, 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 Ma la strega di Ezalid ha fatto ancora meno. Ha cercato mm. di creare una nuova fiamma. E quindi. E, 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 Beh, e qual... Aspetta. Beh, dai, aspetta. ma scusami, qual ho è il capito. problema? Eh, ma ho capito, ma è come parlare di Evangelion e dire, alla fine aver creato gli Eva, non è poi così sta gran cosa. Hai trovato Adam. No? Cioè, però... non so se tu conosci Evangelion. Però, insomma, no, certo, lo conosco molto fare... bene. Ok, senza fare spoiler, però gli avevano ecco. un prezzo da pagare e quindi forse noi lo percepiamo come sbagliato eh, anche perché evidentemente, come hai potuto constatare, anche quello che ha fatto la strega ha avuto un prezzo. Ma non credo ne fossero grande. consapevoli. Capito? Ok, 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 certamente cioè, è stato capi... un po' più magico, un po' più sì. Sì, sì, sì. sì, sì. La strega di Angelic non è che voleva a, a, a meno che non mi manchi qualcosa. Non è che volesse creare la nuova fiamma per fare poi qualcos'altro, ok? Cioè, noi ci siamo fermati al fine mm -hmm. A. Voleva crearla appunto, ok? Mm -hmm. E' è, è come se ti dicessi, vogliono trovare la cura per il Covid? Ora, no, aspetta, la cura per il Covid è sbagliato perché è una cosa per forza benigna, ok? Sì, vogliono sì, provare sì, sì, sì. a clonare la pecora Dolly. Ok? Ok, ok, Quindi okay, okay, okay. un capriccio di scienza, perché è un capriccio di scienza quello della strega di Isaac, ok? Vogliono trovare eh, il modo per clonare la pecora dolly. Clonando la pecora dolly sconvolgono il mondo, creano un'esplosione nucleare e la gente comincia a deformarsi. Certo, mm -hmm. sei stronzo, non serviva andare a creare la pecora dolly per far sopravvivere il nostro mondo, però, però, diamine. Io capisco, e fa parte delle emozioni dell'uomo. Se è vero che essere umani è avere emozioni, essere umani è anche essere curiosi. O me e ah, te, certo. Michele, saremo, saremo di Isalit, ma non siamo qui a guardare anche il, il pelo del culo di ogni singolo videogioco, di ogni singola opera. Siamo lì con la Ehi. lente d'ingrandimento a voler succhiare sì. informazioni. E, e allora l'avremmo crea creata, io l'avrei creata la nuova fiamma. Io Ass sarei stato no, lì. Questo è inevitabile, ma è anche uno dei motivi, questo nostro istinto che fa anche parte proprio specificatamente, specialmente nei fantasy quanto nella vita reale però eh, della nostra specie, anche oltre il nostro carattere individuale io e te, è, è un motivo proprio di storia canonica di Dark Souls mm -hmm. per il quale Diciamo Gwen, ma l'era del fuoco, ma Gwen nello specifico, perché Karth è molto specifico al riguardo, uh -huh. ha bloccato in qualche modo gli esseri umani. Cioè, certo. per lui erano pericolosi proprio perché non erano quieti, <ride> non erano calmi. Sì, e avevano un potenziale esatto, avevano un potenziale che lui stava cominciando a percepire che aveva non solo a che fare con lo stormo no? di, di, di creature che potevano fargli danno, bensì proprio la loro natura, Concordo. che era quella dell'oscurità senza grande anima, senza cercare di renderla luce. Quindi, insomma, di questo se ne riparlerà a lungo, ma, come dice Kath, e di questo ne riparleremo anche appunto con un bel dialogo tradotto direttamente dal giapponese, Guina ha limitato l'essere umano, in più di un modo. Poi il come e il quando sicuramente lo riaffronteremo step by step, però. Eh, eh, Beh, innanzitutto gli ha tolto curiosi. tante anime. Esa Beh, <ride> sì, è anche solo sì, numericamente sì. parlando, no? Il, Altro il, che... a, a, noi. Siamo riusciti a riscalare tutto. Intanto, ragazzi, io ringrazio al solito la marea di iscrizioni che arrivano da una parte sì, e dall'altra. E l'introduzione, dall tra l'altro, è meraviglioso. Grazie, grazie davvero, ragazzi. ragazzi. Grazie di sostenere questo progetto con così tanto, tanto, tanto affetto. Qui siamo già 2137 persone. Vedo che anche da Mamma te sono mia. tanti. 2005, tanti, 2006. Sì, sì, mi hanno detto in chat, yeah. quindi siamo veramente, siamo veramente ancora in un game plus di Dark Souls avanzato. Cioè, no, ma fuori di follia. testa, io non mi. Aspettavo questi numeri in New Game Plus, sono sincero perché è vero, è, vero. è un ripetere la stessa sì. storia alla fine, ma, ma certo. senza il brivido del Saidonia non conosce la run. Mm -hmm. no? e quindi, mm -hmm. Eppure, mm -hmm. eppure, siamo qua a ancora fare 16 minuti di introduzione mm. sulla title screen, ma il gioco è già finito, quindi è fuori di testa come, è vero, è vero. come situazione. Però, ecco, chiudo il discorso, vai per me è vero che gli esseri umani sono stati bloccati. Ma allora ti vorrei dire che se gli uh -huh. esseri umani in qualche modo sono comunque un'evoluzione un di un antenato comune a tutti, ai giganti e agli esseri umani, perché è così? Il, il, coloro che vennero dall'oscurità sono i mortali, e poi i mortali divennero in parte giganti mangiando le anime, in parte umani perché uh -huh. Uh -huh. invece raggiunsero le umanità. Per ora ti direi che un po' di umanità c'è in tutti. Eh, visto che la radice è comune, <ride> la strega di Isalit in quello che fa è molto umana. È molto a livello, umana. Mh, a livello, diciamo, spirituale, assolutamente sì. Eh, no, spi parlo ovviamente a livello non biologico. Esatto. esatto. Spiritualmente parlando, la, la, la strega di Isalit, volendo scoprire di più, è estremamente umana. Beh, io direi sì. di partire a questo punto. È decisamente un ottimo momento per farlo. E. A questo punto da ambo le ah, parti no, nel... io sono incinta qui, ma certo, anzi, no, ma tu hai già proprio partorito. E okay. possiamo dire a tutti coloro che ci seguono, anche se ovviamente poi dipenderà dal caso, dal momento, eccetera, 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 che come promesso abbiamo creato la password qualora voleste mettere segni rossi e così via. Che è GiulioNG, Giulio NG Giulio New Game esatto. Potete speculare sulla lore di questa cosa, ma rimane il fatto che questa è la password per tutti. Eh, ripeto, qualora poi ci fossero domande in chat che erano presenti in maniera ininterrotta e sempiterna durante il new game blind di Sedonia, la password non ha niente a che fare con le invasioni, ok? Non si possono controllare, non si possono indurre. Questo avviene solo e unicamente in Demon Souls Remake. Okay? Ragazzi, io ho, uh, ho usato il, la, la noce lì, la castagna, quel che cazzo era. <ride> Perché <ride> uh, mi sono detto... Ah no, ma qui vado alla campana. Perché mi sono detto... Uh, basta. Hai avuto, nel... hai, avuto la tua, hai avuto la tua esperienza, hai avuto la tua curiosità e hai anche avuto i dialoghi unici e segreti di Enji. Sì. Quindi stai a posto. Assolutamente a posto. Allora... Um, esatto, c'è Giulione Panfili lì, ma ce ne stiamo andando. Dobbiamo andare a Saint Fortress, quindi... Uh, Dobbiamo andare dove tu dove vogliamo Allora. Dimmi, io nella live ho messo come titolo Sam Fortress. Ho visto, ma certo. Ma, Dimmi, torniamo a Firelink. Devo controllare una cosa. Intanto, il nostro Headquarter. Quello è. Bravo mm -hmm. che ti butti. Ok, perfetto. Stavo vedendo. Per dire è un smart, momento. è smart. È smart assolutamente. Fantastico. Andiamo a Firelink. Ah ah ah, dall'altra parte. Aspetta, ma non ho Ti ricordi elmo, che ci sono espresso. gli ascensori? Ah, mi ha tolto l'elmo. Mm? È il momento sì, di rimettere sì, sì, la maschera ti... del figlio. Non mi sento a casa oh, senza la maschera del figlio. È anche un bel buff. È anche un bel buff. Uh, devo andare di qua, no? No, 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 torna indietro. Ti ricordi, qua c'è uno ah, shortcut full. Falute... È giù, hai ragione. Aspetta, però c'è un loup. C'è l'ascensore. Sì sì, eh, sì, 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 quella sì. è la. utilissima per te. Anima di guardiana del fuoco, che guarda, puoi utilizzare per an... potenziare ancora di più le fiaschette. Anziché l'ascensore, no... Ah, no, tu però... attivalo. Tu attivalo. Sì, Piuttosto, sì, sì, sì. se non vuoi utilizzarlo, entri e esci subito. No, no, vabbè, ma è uguale. Perché in realtà volevo prendere il falò di Andre per poi fare osso di ritorno e tornare subito da Andre all'entrata di Sans Fortress. Ma vabbè, è uguale. Oh, quello è... Anche quello è super smart. Eh, tranquillo. Ok, dimmi pure tutti i tuoi pensieri. Aspetta. Dobbiamo vedere una cosa. Devo controllare mm. una roba. Ok. È ancora qua. Sì. È ancora qua. <ride> Molto presto si sposterà. E quando si è spostata però? Allora, noi quando l'abbiamo fatto nel nuovo gioco normale... Eh? Uh, si è spostata prima della seconda campana. Quindi, sì, che cosa ho fatto che non ho pensato? Semplicemente, semplicemente si tratta di avere a che fare con boss sconfitti che fanno avanzare il tempo del mondo. Quindi devo sconfiggere Quindi, qualche altro boss? Se noi andassimo a sconfiggere, per esempio, la farfalla di Giardino Oscuro, potrebbe probabilmente spostarsi. Mm -hmm. Sì, sì, assolutamente. Allora andiamo a Giardino Radice Oscura, ci sto. Parliamo con loro. Ovviamente, Laurentius. se tu sei curioso di affrontare il parco giochi con la tua nuova consapevolezza insieme, anche il Golem di Ferro. Anche il Golem fa da... avanzare? Tutti i boss. Ce ne sono solo. Sono... L'unica distinzione sono quelli principali rispetto a determinati eventi. Per esempio, è il Capra che fa muovere Rea qui. Qui c'era la domanda al contrario, come... vero? Sì, devi dirgli di no. Se vuoi, eh, però io gli ho detto tranquillo. di sì perché. perché volevo cambiare. Eh, hai fatto bene, un dialogo in più. Ah, cioè, me lo richiederà ogni volta? Puoi dirgli di sì. Sì, 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 esatto. Ah, ma se adesso gli dico di sì funziona, quindi è buggato. No, perché ti chiede se hai cambiato idea. Ah, fuck. <ride> Vabbè. Ciao Ma guarda qui che è già arrivato Gianfranco Eh hai visto? Qua abbiamo già Frampt Che ti sarà di molta John utilità Frampt. in questo New Game Plus <ride> Vabbè, Anche perché ora ci, mi schiererò dalla sua Esattamente Esattamente Che poi sarà ti posso finito. fare una teoria? Ma devi! Non esiste Frampt e Kath Perché sono tantissimi serpenti in realtà Non c'è un Frampt e un Kath sono serpenti Beh, loro... che si dividono il ruolo, ma non necessariamente sempre cut e, cut e sempre frampt e frampt. Secondo me, come fai a distinguerli? Sono tutti uguali. La voce: Oddio, questo è vero. Hanno doppiatori diversi. Hanno doppiatori diversi. È vero. E probabilmente sono due che hanno deciso di essere più attivi degli altri. Mettiamo okay. così: Però possono parlare tutti, presumibilmente sì. Sono di volta gabbana di merda comunque, lo rifanno schifo. Comunque direi Ooh. sì. Direi di sì. sì, certo. Ora non ricordavo che avessero voci diverse. Mm -hmm, mm -hmm. Da questo punto di vista mi aspetto che Dark Souls 2 ricominci dal vincolo del fuoco. Oh oh. Perché Perché se no non siamo più non morti. Cioè, Cosa intende? È... Nel mondo degli uomini c'è ancora la non morte. Alla fine non In... c'è neanche più il segno oscuro, non brucia più niente. Di. The... Approfondisci il tuo pensiero. Allora, Alla fine di cosa allora aspetta, aspetta, approfondisco il mio pensiero perché nella mia testa è chiaro, ma in realtà deve essere più articolato. È Sappiamo, importante perché è un argomento delicatino. Dopo il vincolo del fuoco, se facessimo tutte le cose che Guin uh, okay, ha previsto per se noi, se seguissi la profezia? La bene. non morte sparirebbe per un tot per poi tornare, sì. okay? come abbiamo sempre detto. Quindi, se Dark Souls 2 fosse al ritorno della non morte, ok? Finito okay. l'effetto del di eh, vincolo, vincolo di Firenzo, esattamente. Di nuovo, di nuovo, avremmo il nostro PG, Firenzo II, come si chiamerà? Non morto che deve fare cose, ok? Mm -hmm. Ho capito. Se ho capito. La non morte, io te l'ho. Uh, interpretata come la brace del fuoco che deve bruciare per forza su qualcosa prima di spegnersi definitivamente ok? Uh -huh. Non vincolando il fuoco, il fuoco invece si spegnerà per sempre, nascerà l'era dell'oscurità, cioè il mondo degli uomini. Che senso uh -huh. ha la non morte in un luogo del genere se la non morte sembrerebbe essere in qualche modo vincolata all'esistenza stessa dell'ardere della fiamma sul petto degli umani o comunque De de delle forme evolute dei mortali questa è un'importantissima domanda anzi guarda okay. sotto alcuni punti di vista ti direi che è una domanda da articolo determinativo ecco <ride> perché la quello domanda quello che risulta essere esatto la figura dell'uomo all'interno della sua era o comunque di quello che risulta essere l'oscurità quando il segno oscuro o comunque ormai potremmo chiamarlo anche l'anello ok oscuro è effettivamente qualcosa che viene visualizzato come Infocato... Uh -huh. Che cosa vuol dire all'interno di un mondo nel quale il fuoco non c'è più? Cioè, Ma infatti secondo, è... me, secondo me è così... Cioè... Gwyn... Noi agiremo dopo che Firenze sia immolato... Uh. E... E... Cioè se è così però... Allora il nostro avatar in qualche modo... Deve avere un significato a meno che non venga reinterpretato da un altro personaggio. Mi spiego meglio. Se noi in Dark Souls 2 agiamo in un mondo Mi in sì. cui il fuoco è vincolato, allora qualcuno l'ha vincolato. Ma quel qualcuno o è Firenzo o è Gianfranco. Non può essersi certo. vincolato da solo, no, ma non può essere neanche per motivi di progress il mio personaggio di Dark Souls 2, perché altrimenti comincerei a livello 99. E probabilmente oh. potrei giocare solo col mio pistolino chiuso dentro la prigione della prima fiamma di Lord Gwyn. Quindi posso guardare la cappella al livello 99. C'è anche, altro, altro. anche un altro quesito. Un'altra cosa che mm. ti, ovviamente, per ora lascia in sospeso, perché al di là di quello che tu possa aver visto nella clip che ti ho mostrato, hai visto comunque in verità, com in completezza, solo un finale, ossia, mm -hmm. Gwyn per una ragione o per l'altra che potresti non sapere o ancora essere presto è cioè, vero. essere in anticipo per poter capire, non era consapevole di sé e non, non ti ha parlato, non ti no. ha aggredito verbalmente, no, non ti ha No, era l'ombra di se stesso, mi è stato detto. Cioè, anche se tu, tu potevi entrare lì ed essere talmente indottrinato o sicuro della tua scelta di vincolare la fiamma che non ci sarebbe stato alcun bisogno di attaccarlo di o di essere è attaccato. È vero. E lui mi attacca ha fatto lo comunque. stesso. Esatto, sì. quindi Potresti presumere che se tu avessi vincolato il fuoco ti sarebbe successo lo stesso. È vero. Però ecco, se quindi, va come mi manca. Quindi a maggior ragione, esatto. È, è improbabile che tu cominci con Firenze post vincolo. No, ah, ok, ok, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, stiamo dicendo la stessa cosa. Ecco, esatto. Siccome, siccome post vincolo non credo che si agisca, allora c'è qualcuno al posto di Gwyn. E quel qualcuno non può non esistere per come è fatto questo gioco. Non può non esistere. Cioè. È coso... Ma in realtà ci arrivo ora, cioè eh, dal mio discorso sembra che io ci si... abbia ragionato su, ma è solo entrando in questo giro di parole che sto vedendo a fuoco, fa ridere questa cosa. Il, il vecchio vincolatore della fiamma sì. deve esistere e questa è una cosa che in teoria quindi ci porteremo anche in Dark Souls 3, perché in Dark Souls <ride> 2 dovrò fare la stessa scelta? Eh, in teoria sì. Cioè è uh, devo... interessante. Tu pensi. Quindi, che eh, beh... Dark Souls 2 ti porti persino nel finale alla scelta vincolo o non vincolo. Quindi, che segua sì. una sorta di eco di Dark Souls. Eh, ma è, è tutto spirale questo un gioco. Po alla, un po' alla Sons of Liberty. Ecco. Sì, bravo, 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 bravo. Ok, ok, okay, e... ok, ok, Ma anche la death stranding, no? Anche la death stranding, okay, certo, cioè... solo che death stranding non ha un sequel, diciamo. No, no, ed è fatto in modo di non averlo, ma se se Sam prendesse il posto di. Beatrice si chiama così, ora non mi ricordo il suo nome. No, eh, però va bene. Beatrice mi piace. Ecco, non mi, non mi ricordo come si chiamava. Amelie. Lei. Ah, Amelie, ecco, ecco. Eh, il suo nome vero qual era? Amerigo. Ah, no, sì, Amerigo, a parte, a parte. Amerigo, non aveva due nomi lei, perché c'era quella vera e quella nella spiaggia. Però eh, non No, mi... è, 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 è Amerigo il nome vero, purtroppo. Ah, ah, è Amerigo il nome vero. Va bene, come Amerigo Vespucci, questo me lo ricordavo. Senti, però. allora, stiamo parlando del fatto. Che esiste un autore che ha scritto nel suo lavoro dopo premia la carriera Princess Beach. Quindi è vero, basta. Cioè è, non, è inutile che ti è stupisci ragione. che si chiami Amerigo. Ah, okay. ecco, 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 ok, ok. A okay, okay, posto, posto, posto. Comunque, eh, sì, 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 piano piano con gli spoiler di Death stranding. Ma tanto credetemi. No, tranquilli. Credetemi, tranquilli, la tranquilli. cosa che ho detto non vorrà dire niente finché non sarete arrivati alla fine del gioco. Cioè, non, non potete capire. Ehm. Detto questo, quindi. Uh, esatto. Si ritorna. Nello stesso. Uh, nello stesso ciclo. Credo che questo. Fin tanto che la fiamma viene vincolata. E intanto io ritornerei a uh, prendere l'ascensore. Perché Rea non. Uh, ma certo. Ma in realtà, guarda, stiamo facendo dei dialoghi fantastici. Fino, eh. a, che, fino a che la fiamma non si è spenta. Continuerà a, a essere da vincolare. E. Da riaccendere, esattamente come noi ravviviamo i falò ogni volta durante il nostro gameplay Quindi... No ma in realtà è bellissimo, mi hai fatto venire quasi ancora più hype se possibile per Dark Souls 2 Perché stai già ragionando sul sequel in questo modo, lo adoro Eh vabbè ma per E forza. ti dirò, quindi tu pensi va bene che in qualche modo ti venga riproposta quella scelta alla sì. fine sì. del tuo viaggio Sì sì, e... abbastanza sicuro contemporaneamente che giustamente tu non possa giocare un personaggio che ha eseguito un vincolo perché non no. sappiamo cosa accada davvero. Al Ma che quel di un personaggio nar narrativamente esista nel mondo. Specialmente per forza. perché... Esatto, specialmente perché in Dark Souls abbiamo a che fare con il primo vincolo. Cioè Lord Gwyn sì. si è bruciato... In quanto non, tra virgolette, non umano, comunque, era stato il primo in assoluto. Quindi noi, qualora facessimo quel tipo di finale, siamo il primo! Non morto a farlo, è Qual vero. Qual è il risultato di un non morto che si vincola? Non lo possiamo vero, sapere. Vero. E tu stai quindi, infine, e so che è quello che hai detto, ma eh, raddoppiarlo è molto più diciamo definitivo come <ride> messa in contenuto. Che quindi, visto che tu qua puoi fare una scelta, ma che plausibilmente non è esattamente magari proprio Firenzo che potrebbe aver fatto quel vincolo nel sequel, ci sia qualcuno. Di concreto che lo abbia fatto qui e che sa faccia parte della storia macroscopica. Sì. Ha senso. E mi piace molto che tu l'abbia detto perché questa cosa. Tieniti la stretta. Guarda. Eh, sono ispirato anche da dove vengo, ok? In mm -hmm. Pokémon Oro e Argento, grandissimo sequel di Pokémon eh, rosso, blu e giallo, e primo vero gioco Pokémon bello della storia, secondo me, perché rosso, blu e giallo fanno cacare alla merda. Ehm. Um... Rosso è sul Monte Argento. Il vecchio mm -hmm. campione, essendo che non può più essere campione perché lo diventerai tu, ascende a qualcosa di superiore rispetto mm. al mm. titolo di campione. È sul Monte Argento e ha i Pokémon ad un livello più alto del campione perché ormai lui è un, è un eremita. Sta cercando di allenarsi oltre quanto il mondo gli consenta di fare. Perché è l'allenatore più potente del mondo. E quindi noi okay. in Dark Souls 2 torniamo a essere piccini picciò per forza di cose per game progress. Ma allora, il, pr il, il primo non morto vincolatore della fiamma dov'è? Cosa fa? Quando noi saremo arrivati alla fine di Dark Souls 2, lui dov'è? Capito? Mm. E certo e ec Ecco la mia domanda. Andre di Astora, grandissimo. Uh, acquista oggetto, lo faccio subito. Ah non posso? Ah non ho abbastanza anime, fa un culo, va bene, devo a prendere, ciao zio. Qui c'è il demone. Sì. Let's go. Guarda, hai fatto un discorso incredibilmente importante e che ti dico, ti concludo, ti mm -hmm. chiudo, così da poter proseguire anche su altro in futuro, nel gameplay, che non dico tanto la risposta perché non ti posso dire se esiste una risposta concreta, no, certo. ma l'argomento prosegue con... Tu avvantaggiato e in qualche modo stupendamente coccolato, e per questo motivo molto interessante da ascoltare nei sequel, dalle scoperte più recenti o comunque da quello che si discute nella community finalmente ad oggi: ossia il tempo stagnante piuttosto che boh, è tutto a cazzo, è tutto contorto, il, la stagnazione del tempo e di quello che accade intorno alla prima fiamma fa parte di questo argomento. E ne riparleremo in maniera super figa. Molto bene, uh, il mio demone sta avendo qualche problema. Di deambulazione Perché è diventata un una chimera Con la colonna Vai vai sfonda Sì sì Per ora no hit Ma la facciamo no hit Questa Let's mestra. go No hit No hit No hit Assolutamente Adesso l'ho detto Quindi ora la prendo La hit eh. Però No hit No hit Alla grande No hit No hit Ma è un po' rallentato Sto demone Sta guardando da altre parti Non so che No hit No No, oh, oh, no oh, oh, non posso rovinare oh, la novità adesso. Per fortuna ha ha fatto. Per ha fatto la mossa sbagliata ma, ma era ricoglionito questo, eh? Però intanto è perché lo hai intimorito, mi sembra. Eh, sì, ma sì, scusa. Assolutamente. Ha, ha riconosciuto il. <ride> sì, sì, la ci danza e ha detto, vabbè, basta. Evochino? Allora, eh, sì, in teoria il mio segno c'è. Tu sei umano, lasciagli il tempo di apparire. Allora, intanto farò la danza del fenicottero. Oh, cioè, No, è. Maestro. Questo non sono io Guardi, io prima la evoco Ma poi mi che concedo tuoi? un duello Con uno no, dei ragazzi Che cosa, cosa l'abbiamo messo a fare? Eh, la allora, eh. però lice... Uh, c'è Billie Eilish Va bene, facciamo un duello con Billie Eilish D'accordo Maestro, stia a guardare Le darò soddisfazione Assolutamente E intanto farò La danza del fenicottero che si accoppia Eccolo Eccolo Maestro Io le do il benvenuto nel mio mondo, nel nostro mondo Oh sì, la nostra cooperazione jollica Dov'è Billie Eilish? È sparita? È sparita Billie Eilish, ragazzi Volevo fare la luce con Billie Eilish, niente, non c'è più E allora, mm, vediamo, vediamo oh, Questo è un Sabaku Questo, uh, tu hai proprio una faccia di cazzo Sì, vieni, Antonello II Sì, con quel solicino in faccia te lo faccio sparire da davanti Maledetto pezzettino di cazzo. Oh, dai, e ricordati che Comfort Zone a parte Dark Souls è stupefacente nei moveset, visto che abbiamo materiali definitivamente infiniti. Sì. Uh, puoi cambiare arma quando vuoi. Eh. È vero, è vero. Ma viene Antonello o no? Diamogli tempo, se il server è magnanimo, lo farà. Antonello è un, duello, una... è un duello noestus, eh? tanto mi sono seduto al falò. Ovviamente il signor Lorenzo. Vocazione fallita. Ok, e proviamo un'altra. Allora tu c'hai una... Oh sì 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 Erfraschettaro. <ride> Cap capirai <ride> perché quando lo evocherò. Non guardarlo. No no. no no, no no no, questa è sicuramente una mia esperienza. Se fallisce anche questa andiamo, però io ci ho provato. Oh, speriamo bene. Poi magari è un problema di Nat eh, Perché è anche capace che a causa della salmon non. Ah, oh, eccolo! Guarda, maestro, devo mostrare di aver imparato quella clava come funziona, no? <ride> Attento. <ride> eh, sì, però vieni di qua perché altrimenti non riesco a cambiare l'arma. Perché invece di mettermela in single cazzo mi, mi tocca la macchia di sangue. Ok a posto. Vai, Flaschettaro ci sono, ci sono. A posto, a posto. Partiamo. Let's go. Dai, facciamo la luce amico mio. Facciamo dell'ottima luce. No! Ma che cazzo! Che coglione! Non dovrebbe poter apparire. Eh sì. Ah è no, ha invaso! Ma no, ma lasciami Vabbè, fare il duello in pace. Che coglione, che coglione, lo, lo, lo affronto io. Ok, okay perfetto. Checco. Sì, sono d'accordo. Sumo, vai. Attenzione, attenzione. Il fraschettaro mi vuole dare della fight. Uuuuh! Uh, uh, Roleplay, sei bravo Porca troia! Uh, Mi sa che ci muoio. Ok, pericolosa, eh. Puoi provare a utilizzare le finestre. Hai un ottimo scudo quindi puoi subire il colpo e andargli alle spalle dopo che hai parato Con un backstab. Ok Attento a. Eh, questa era, ecco, questa è un'ottima finestra per andare alle spalle Ah, non ho visto per l'albero eh. però, però Questa è una cosa molto importante in realtà La tua sconfitta è cruciale per capire Una meccanica del pvp estremamente importante Che nel pvp ho provato a No, sì, quello è fantastico, mi piace un sacco Ma parlo di qualcosa di molto Gg. più concreto L'equilibrio, ossia Se, tu avessi, se lui avesse avuto zero Equipaggiamento difensivo con equilibrio mm -hmm. Non ti avrebbe colpito Perché il tuo attacco lo avrebbe comunque fermato ho capito Cioè tu lo avresti interrotto Ma visto che aveva Un'armatura media E pesante Allora il tuo colpo Lo ha danneggiato Ma non interrotto E quindi hai subito Lo scambio di danni Lo scambio di danni Quando hai pochi HP Scoppiato Va bene È stato bello È stato bello GG Bel duello Anche se yeah. non, non gli ho dato Molto filo da torcere L'ho colpito una volta sola Eh va. È di, è di riscaldamento Già Aspettiamo che appaia il magico segno bianco. Sei umano. Voglio ritornare alle mie vesti originarie. Va bene. Mi sento nudo. <ride> Senza il mio Artorias. Il mio equilibrio Intanto... è fondamentale. Nell'attesa rispondo a un ragazzo nella mia chat che ovviamente è anche utile a darti qualche trivia, che mi chiedeva qual è l'arma con il più alto danno. Ovviamente la risposta si divide in due categorie. La prima, qual è l'arma che fa più danno con un colpo? La seconda, qual è l'arma che fa più danno in dato tempo? Quindi, chi ha, quale arma ha più alto DPS? Per rispondere in maniera divertente perché a volte è inaspettata la risposta alla seconda che è il vero punto importante di un action RPG sì. l'arma che fa più danno a livello di DPS in assoluto non ovviamente nuda e cruda ma con qualche ritocco che non riguardi glitch o, o exploit è la non mi ricordo come si chiama in italiano uh, credo scimitarra ma è, insomma, è la, la lama dei guardiani del dipinto Ok. Il la chat mi ha anche anticipato, bravi. Bravi. That's some expertise, ragazzi. <ride> non male, non male. È quella, comunque sì. Niente, non si riesce a, ad andare in fast roll con nulla. Eh. Vado in mutande, vado in mutande. Tanto che, eh, in realtà, a questo punto ti è Che È bellissimo, cioè, sono a cazzo di fuori, ma con l'armatura che mi copre le gambe. bellissimo. <ride> Guarda Andiamo. Ti dico una bella kick. Con quell'arma, preparati bene e con uno dei segreti più affascinanti del gameplay di Dark Souls che ti mostrerò in questa run almeno una volta, mm -hmm. si può raggiungere un DPS talmente alto che puoi uccidere i quattro re eliminandone uno solo. Ma che cazzo? <ride> <ride> andiamo, maestro. All andiamo. Qui ci sono le piante assassine. Oh, yeah. Che vogliono fare la luccia. Andiamo. Allora... Vediamo un po'. Ti faccio Possiamo andare già... subito dritto qui. Ma non solo. Eh, siamo nel New Game Plus. Qui si gioca con chicche segrete. Quindi ti mostro subito qualcosa di interessante e divertente. Va bene, maestro. Io la seguo. Sono qui a... con i miei piedini anima. Ah, Ma intanto, di che ovviamente. Fermati. Fermati. Per esempio, quando sei alle trappole, puoi fare anche questo. Oh. <ride> <ride> Mamma Però, mia. Però, la, la vera chicchetta. Sì. È che. C'è uno shortcut qua per andare a recuperare, che so. Questo vale in New Game. In New Game sì. Plus non serve una sega. Però guardami. La sto seguendo. Addio. No, maestro, non si faccia male. <ride> <ride> <gasps> Ma questo è, è un ottimo Dio. modo per raggiungere l'anello del lupo. Il percorso per poi la, la, la base del giardino Radice Oscura. Insomma. Lei è un dio, ma è, è il level design un dio, in questo caso. <ride> grazie, grazie, grazie. Discepolo, Badawan. Ormai, ormai allenato, pronto e consapevole. Bene. Io mi Beh, sto qui guardando allora, intorno. Diciamo che si può smanettare, nel senso che abbiamo, da una parte, un percorso che ti permette di esplorare... Aritroso. Sì. Dall'altra, semplicemente il fatto che si può salire qua. Non ci sono segreti, c'è qualche anima. Ma a proposito, voglio in questo New Game Plus che tu possa sbizzarrirti. Sì. E visto che ormai la difficoltà non verrà modificata in alcun modo, uh, prenditi queste e poi usale come tu più preferisci. Ma grazie, sì, le userò per livellare stamina. Yeah. Ma io direi di andare sopra dove si dovrebbe trovare la, la struttura che poi ci porta dalla falena, no? Assolutamente sì, bravissimo. Stia ah, attento, ah, stia attento! Questo non lascia a me! lascia a me! No! Ah, scusa! <ride> Beh, eh, ho attacchi troppo lenti, quindi l'animazione parte presto. Anello del lupo, eccolo qua. Yeah! Saltino. Mm. Beffardo, beffardo. Andiamo. Adesso dobbiamo andare a destra. Bravo, Sì. Aspetta, qui c'era un falò segreto. A cui non puoi sederti, però sì. Ah, giusto. Wow. Giusto. Uh, di qua, vero? Sì. I remember. Per quanto riguarda, se volete essere curiosi, l'arma in cui il cui danno invece è maggiore al singolo colpo... Ragazzi, se fate l'ascia del demone più 15, cristallizzata al 99 a forza, potenziata. <ride> tranquilli, che. Mm, mm, Fuck. L'ho no. presa, la presa. È, è arrivato il momento di dirti una cosa molto strana. Okay. Hai questo segreto davanti agli occhi. Non ho mai compreso perché, in nessun caso, venga ufficialmente raccontato in alcuna okay. parte del gioco. Ma. Puoi quasi dimezzare i tempi uh, della presa. Parlo del, sì, parlo come? del dot, il tempo di animazione è lo stesso. Spammando L1 e R1. Come smash praticamente, Beh. ok, vabbè. Mm. Aspetti maestro. È beffardo mm. questo golem. Guardi come beffardo maledetto. Con i suoi frame mentre si alza. No, 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 conosco questa spell. Cazzo, anche se la conosco mi ha intrappolato lo stesso. Dai, spirale dell'abisso, su! Aspetti, aspetti. Quella non può rallentarti. Ah. Ah. Non quella, okay. intendevo l'altra. Sì, 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 questa. Esatto. Mamma mia, che kill di stile che ho fatto. <ride> ok. Sì, sì, mi piace. Maestro, lasci tutto il pull a me. Ok. Qui dobbiamo fare. Ehi, ey, eeee. Usare la piromanzia del caos. Non serve. <ride> non serve. Chiama tuo fratello, maledetto golem. Chia chiama tuo fratello, ho detto. Guarda, sono qui. Che banchetto è sul suo corpo. Perfetto. Uh, prima ammazzerei loro. Fantastico. Benissimo. Pullare anche loro no. Non è una buona cosa. Ok. Eccoci qua. Dov'è l'altro golem? Ehi, hey, go golem 1, eccolo. Oh, oh cazzo mi ha preso. Eh, farò male, eh? Eh, sì, sì, ma io devo fare più male. Attento, maestro. Sì, ho visto che si è svegliato l'amico. Ok. Andiamo. Guarda che dodge incredibile, chirurgico, magistrale. Vieni qua. <ride> eh no! Ah, per quanto No! Mm. Uh! uh, uh. Grande. La cosa bella è che non mi ricordo più niente di nessun nemico. Perché ovviamente eh, cioè, no, trovo una. Porca miseria, ci mancherebbe altro. Volevo, volevo doggiarlo all'ultimo secondo, ma non ci sono riuscito, ragazzi. Di nuovo. Sono sopravvissuto solo per pura fortuna. Ci servono altri golem. Dove sono? Golem? Eh! Non ci sono più! No, maestro, li abbiamo uccisi tutti. Sì. No, ma non è vero. Ma è finito, ma, ma è finito tu. Ma, no, no, questo è Sbekko LGBT. No, io volevo, uh, io volevo Beatrice. Beatrice. Sì, sì, sì. Stai Sta qua Beatrice. dietro. Esatto. Ma quindi niente, è finito questo posto. Ma, sì. ma è piccolissimo, è... Dark Souls. Ma se eh, lo vuoi speedrunare, eh. ci vogliono 5 minuti. Uh, guarda, te la farò vedere una speedrun. Ok, andiamo. Go. Vediamo di non morirci stavolta Tranquillo, sei al sicuro Mi dispiace per te, cavia Non hai fatto niente di male, sai? <ride> Dai Aia e Invece ci rimuoio se non sto attento Ma Sono morto davvero? Eppure ah, stavolta un... sono abbastanza convinto di aver doggiato bene Non era un brutto roll mm? Non era effettivamente un brutto roll Ma ti ha fregato una cosa Cosa? Hai schivato I questi incantesimi No! Hai schivato questi incantesimi Che hanno una hitbox molto lunga Dentro di loro E non di fianco E ah, quindi hai finito i iframe Esattamente Ho Vai, pure senza... Vai pure sì, senza sì, nessuno Sfonda sì. tutto e poi ti rievoco. Dopo, ma certo. Ah. Assolutamente. Però è un bellissimo simbolo morire la farfalla. Ma nel sempre. Game allora rimorirò anche da girandola, ragazzi, vi avverto. <ride> cioè, se sono morto qui, rimuoio anche da girandola. Canon. No, non qui. Ah eh, invece sì. Sono così abituato ad andare dall'altra parte per l'Idra che mi sembra sempre la strada sbagliata questa. Vai vai, ma che anche la comprensione della mappa ha il suo tempo, eh. Sì, sì. Oh no. Pensavo di arrivarci e invece no. Vabbè, ma qui è proprio... Schippatina vet. Be Beatrice è ghostata per due volte già. <ride> allora il fatto è... Devo rollare. Ah, parte... faccio questo. Tanto non servirà ragazzi, quando ti siedi al falò non serve mai. Ah, sono stato invaso, fantastico. E eh, devi prendermi prima della nebbia allora, amico mio. Oh, deciso. Parte la caccia con... La... cioè la... la lotta contro il tempo. Intanto farò un po' di luce. Ok. Non posso più evocarla, vero? Uh, è umano. Ah, giusto, giusto, non sono umano. Ti io. ho detto di non esserlo perché tanto non importa. Eh, sì, 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 sì. Ah, no, è vero, non, non sono umano. Come faccio allora ad aver subito un'invasione? Allora forse semplicemente non ho premuto bene. Ah, il... no, non è, no, infatti non. No, non è l'invasione. Dai, spara ste, ste magie. Mi ha fatto del male. A parte che questo va fatto col fuoco, praticamente. Che non ho ah, edippato. Eh sì, no. tu hai, hai, hai la piromanzia quindi hai. Ah, ma già è vero, devo aspettare che si metta lì a, fare, a succhiare la linfa Se vuoi farlo in milie, sì, devi, devi resistere e attendere. Esatto, e eh, mi prende comunque, eh. Ah ok Madonna che male che fa Voglio provare Voglio capire come rollarla So che posso usare lo scudo ma non voglio okay. Ah ok Si può usare anche come scudo Ok Ce l'ho Ok si comincia a capire un po' le schivate così via ma perché sempre alla seconda, alla seconda run? Ok, top. Oh, resiliente, eh. A questo giro. Ah, sì, 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 sì. L'altra sì. no, volta è scoppiata. Sta per castare qualcosa? No. Non spero di no. Eh, invece sì. Dovevo crederci a questo cast. Il mio istinto mi aveva detto di what? Ok. Sì, basta semplicemente correre contro sto boss, tra l'altro. Cioè, basta veramente fare così, secondo me. Se non lo targhetti, fai così. Qua, qua. Corri avanti e indietro come un coglione e fatta. Secondo me non ce la fa. Qua, ah, non ce la fa. È il boss dei corridori. Cioè, se corri è matematicamente impossibile che ti prenda. No, maestro, lei la sapeva questa cosa, vero? Immagino. Quale? Che se corri non ti può prendere. Eh beh, se ti muovi, sì. Cioè è, è, è turboleso questo boss Ah no in realtà, no, in realtà se, se corri Se corri ti può prendere con quelle che si detonano No con queste ti prendi anche se corri Quindi in realtà la rollata serve Vabbè è finito Ragazzi niente è destino che questo vada fatto alla seconda volta Girandola della E GG GG Maestro, mi dispiace essere morto. Non dovevo. Sei stato... Ti ha, ti ha permesso di fare questa fight, quindi. È giusto. Adesso salgo dal fabbro. Dal fabbro. Allora, qui ti posso parlare delle interviste di Miyazaki, uh -huh. ok? Speculare su questi fabbri è purtroppo un po' tirato come okay. desiderio, perché per quanto mi infastidisca che abbiano sicuramente avuto a che fare con cat content un po' qua e un po' là, Miyazaki ha affermato che questi fabbri non hanno legami con Android. Quindi il ah. loro design è un aiuto proprio giapponese al game design. È per farti capire che sono fabbri, e altrimenti magari c'è un po' di hanno confusione. la stessa skin del fabbro. Esatto, ma è solo gameplay. Purtroppo direi, perché in realtà era una cosa molto figa. Che poi, tra l'altro, i fabbri, ok. Ci tengo a fare questo discorso: i fabbri, perché mm -hmm. l'ho fatto ieri su Pokémon e lo rifaccio adesso su Dark Souls. Comincio con quello Pokémon riassumendolo solo per farti capire. Che cosa intendo dire? Uh, ragionavamo sul fatto che una regione senza Pokéball è una regione sconfitta. Se non ci sono le Pokéball, non puoi okay. catturare i Pokémon. Quindi, okay. i Pokémon non possono essere utilizzati per combattere e per fare lavori di tutti i giorni, costruire case, Mandare avanti la società, ok? Osso del ritorno, ragazzi. Sì, ah, sì, sta. è comodo, esatto. Quindi un domani potrebbero davvero, no? Se volessero ragionare in questo senso, fare un gioco Pokémon nel quale i cattivi privano una regione delle Pokéball. L'hanno messa in ginocchio. Ti dirò, ti dirò. È uno di quei plot che penso sia. troppo da grandi. Mi piacerebbe sì. molto vedere una sì, cosa. Sì, del sì, sì, no, no, però. sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, attenzione non prenderla come un lo faranno. Ma sarebbe figo perché è un plot da grandi. Sì, un. Chiedersi il cosa succede. È... Il potenziale c'era con Giovanni comunque. Perché sì, alla sì. Fine... Esatto, esatto. Un Giovanni molto più forte che prend... praticamente eh, sì. è un capo, della, un, un alto rango della società che taglia le gambe alla regione e la tiene su esatto, scacco esatto. dicendogli le poche bolsonomie. Con i Fabri non è tanto diverso. Avere in mano i Fabri in questo mondo è avere in mano il mondo. Perché... I fabbri sono coloro che sanno lavorare specifici tipi di fiamma, i tizzoni. Eh sì? Senza il fabbro dalla tua parte, tu non conti un cazzo. Puoi essere forte quanto vuoi, ma se non hai il tizio che ti forgia l'arma, sei forte solo in parte. E quindi la domanda che mi faccio, alla quale forse non troveremo mai risposta, è, questi fabbri perché erano tutti dalla parte di Gwyn? Condividevano con lui... Il suo, il suo disegno di eliminare la non morte, di rendere il fuoco perpetuo? Allora, questo è un discorso che si può fare legandosi a una delle cose che abbiamo discusso nella nostra chiacchierata al borgo, ossia che il borgo è una città e la città era specificatamente dei non morti. Quindi okay. in, pa in parte non stai assolutamente dicendo sciocchezze, ossia c'è comunque una costruzione qui a Lordran di luoghi e proprio veri e pro vere e proprie civiltà costruite per far sì che fossero abitate dai non morti, infatti mm -hmm. a questo punto facciamo il drop the bomb, ok? Il borgo dei non morti, allora qui chat sedetevi perché questa è una cosa grossa. È una cosa grossa perché è contemporaneamente scontato per tutti gli orientali e in culo a noi. Perché per noi è epifanico. Tra le... Oh mio Dio! No! Esatto, è così. È un'implosione che però non dovrebbe scuotere le fondamenta di nulla perché non cambia certamente la lore e la storia ma è un appunto che ti permette di interpretare tutto molto meglio e che doveva essere la base di Dark Souls 1. Figuriamoci dei sequel. Diciamo che chi ha giocato Dark Souls 3 comincerà a fare Ah, eh, se l'avessi saputo! Esattamente, non preoccupatevi. Senza fare spoiler a Cydonia. Ma, il Borgo dei Non Morti si chiama Città. Ok? Città dei Non Morti. Il, quindi, il ruolo di piccola Londo, detto, la nuova Londo, è, essendo alla base della Città dei Non Morti, essere anch'essa abitata da non morti. E lo abbiamo tutte detto. Tutte costruzioni utili alla... Diciamo mh, Attivazione della profezia per generare Il chosen undead sì. Questo significa che se Il borgo, chiamiamolo borgo per convenzione Che se il borgo era Per i non morti e non conquistato O ha accusato la non morte Lo avevamo definito l'altra volta peti, come Culla per Gwyn praticamente esatta, Per il nuovo non morto sì. Questo significa Basta esplorare, basta guardare Basta farsi un paio di domande Una volta che questo è stato assodato questo significa che i non morti sono molto meno zombie di quanto non possiate pensare. Sì, sono brutti. Ti magari non hanno un bel aspetto. O un buon odore, per chi magari capisce la battuta, non tu, Sidonia. Tranquillo. Okay. Però possono fare la cacca, hanno le fogne e fanno bambini. Perché i bambini... Fanno bambini? Eh sì, perché ci sono i bambini morti in Petit Londo. Quindi hanno una biologia funzionante. Cioè... Cioè sono... Persone che hanno la maledizione. Ma non sono zombie. Oddio. Ok. E, e quindi eh, eh, solo quando eh. sei vuoto smetti di poterti riprodurre? In teoria anche un essere vuoto potrebbe parlare. Quando sei vuoto, magari ne riparleremo. Però in realtà questa cosa non scuote nulla della narrativa. Semplicemente è un appunto che ti fa capire: ah, ma quindi in realtà. Non è come pensavo, no, non è come pensavamo. Già era abbastanza evidente che non fossero zombie, però possono avere una società più completa. Non hanno un blocco di quello uh -huh. che è il loro corpo biologico. Poi uno potrebbe anche asserire, ma non è che per caso a questo punto, Mike, proviamo a controbattere e controbattete, giochiamoci, nel senso che sono traduzioni e deduzioni che derivano da esse uh -huh. però si può tirare la corda fino a un certo punto e vi dico cosa, potreste già io mi auto autocontesto, no? anche con te Francesco sì. ma scusate, ma se la città è di non morti però si diventano morti allora questi cristiani facevano i bambini umani, quindi un giorno magari sarebbero diventati non morti ma la città era di umani per allevare la non morte e io qua dico non proprio perché gli spettri hanno proprio bambini e non sono certo che il bambino non, non morto avrebbe avuto quel tipo di, di, mh, di, di processo, di... esatto. Diciamo che si può dire che magari i bambini non erano non morti, ma le madri, non saprei. Cioè, sono tutte cose un po'. Beh, oddio. Lì... In teoria, eh. magari si nasce ereditando il segno oscuro. Eh, è... Questa è una cosa un po' delicatina. Però nel senso ah, okay. bo, guarda, qui, qui andiamo più nel boh. Perché non hai un vero e proprio discorso a riguardo, ma tu non hai idea. E qui ti posso mettere un po' di prurito alle dita: uh, di quanto la non morte si sviluppi in futuro. Allora, cioè si sviluppa tanto. La domanda che ti faccio a questo punto è: ragioniamo sì. un attimo sulla biologia di questo mondo narrativo. Per un attimo, mm -hmm. ok? Seguimi in questo sì. discorso e riprendimi se vado dove non devo andare. Vai. Io, io sono umano. Uh, muoio, muoio, sviluppo il segno oscuro nel momento in cui sono morto, corretto? Sì, lo, mostro, lo mostro per la prima volta sulla mia carne nel da momento morto, in cui sono morto. Quindi, e ti risvegli, esatto. benissimo. Quindi, diciamo che in questo mondo narrativo, nel quale le anime uh, esistono nella forma di uh, fuoco, ok. Diciamo che esiste anche una vita, chiamiamola proprio come tale perché chiamarla anima sarebbe, sarebbe, mh, diciamo, confusionario. La vita quando tu muori abbandona il tuo corpo, ma sì. il segno oscuro la tiene in qualche modo attaccata. Tu, tu, tu segui Jojo? Esatto. Tu segui Jojo? Sì. Bucciarati? Sì, 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 sì. Assolutamente sì. Ok, ci sei? Bucciarati? Sì, sì. esatto. Bucciarati in Jojo? Cioè, è quello, la è quello. non morte è un allungamento. Questo discorso l'avevo già fatto, ma lo approfondisco a questo punto. La non morte è un allungamento. Del, un prolungamento di de quell'attimo che in teoria dovrebbe strapparti la vita. Sì. Da quando muori, il tempo si dilata. Anche se non è vero, si dilata solo per te, dalla tua prospettiva. Quando muori, diciamo che mi sparano un colpo in testa. Io vengo colpito dal proiettile, ma il segno oscuro fa sì che il momento esatto in cui il proiettile attraverserà il mio cervello e farà finire ogni mio, mia funzione corporea, diventi lunghissimo fino a che praticamente io non morirò di nuovo nella forma di non morte, ok? Quindi mi allungo questo assurdo tempo tra la morte e la vita, che si chiama appunto non morte. Quindi effettivamente che si possa figliare... Eh, non è da escludere. Sì, nel senso che il tuo corpo non diventa Sono eh, sì. uno zombie. Il fatto che la vuotezza ti rende orripilante e probabilmente anche non più funzionante, assolutamente sì. Muscle Air, um, lo Track sotto l'armatura, Zygmire, hanno tutti un volto e un corpo bello in carne, come però, lo noi in forma umana. Però, ti dico, secondo questo ragionamento... Avrebbe senso che in realtà un non morto genera un vivo, non un non morto. Eh ma no, questo è ovvio. Okay. Questo è scontato. Infatti, è possibile che i bambini morti fossero ancora esseri umani normali che avrebbero contratto la non morte. A causa dell'avvicinamento dello spegnimento della fiamma. E allora. Infatti, perché non hanno. Mh, con... ti... no, no, perché sono fantasmi non non morti? Ecco, questa cosa dei fantasmi. Io credo che abbia a che fare, sicuramente con qualche descrizione in giapponese, secondo me possiamo cogliere qualche... Al... Al... non dico allegoria, ma è eh, termine sbagliato, qualche citazione di mitologia e o spiritualità giapponese uh -huh. però ti dirò, credo che abbia a che fare con il fatto che sono stati sacrificati ok, è quindi all'incantesimo, cosa... il sigillo è un po' una cosa ambientale non credo uh -huh. che abbia un reale significato narrativo certo. però ti faccio sapere perché è una cosa che secondo me è delicata eh, Tutto quello che però ci tengo tanto a evidenziarti con enorme importanza, perché questo, questo cazzo che è figata sti episodi eh, è che fai caso all'undead merchant e alla female merchant sono vuoti. Sì. Cioè, sono cioè, no, vuoti senza no. umanità. Non sono okay. hollow. Non sono l'hollow che viene definito da Andre quando ti dice don't you, get, don't you dare go hollow. Sì, no? sì, ok. Cioè, no, no, no don't, you, don't go hollow non mi, insomma, non, non mi diventare vuoto. Non, certo, certo. Sono però di aspetto brutto. Sono però senza la carne. È vero. Quindi non sono vuoti però non sono con umanità attiva diciamo mettiamola così questo lo so che ti lascia un po' in sospeso ma lo ridiscuteremo no, assolutamente no non mi lascia sospeso io quando divento umano divento molto più pieno di carne esatto ogni volta che ah, lo faccio esatto esatto esatto, esatto quindi esatto, è esatto, assolutamente, esatto. assolutamente comprensibile quello che dici uh, in questo senso ti direi che chiudendo il cerchio tra l'altro quindi io diventando umano allontano la vuotezza forse è per questo che un non morto umano riesce a divenire vuoto in meno tempo di altre bestie perché l'umanità lo aiuta a gestire la vuotezza? L'umanità carica di emozioni in qualche modo e di ragioni per continuare a vivere? Prolunga il tempo necessario a un non morto per svuotarsi? Potrebbe. Tutte cose da tenere in mente. Bene. Bellissima fase di discussione d'intermezzo. Amici miei del grande wrestling, perché cazzo non c'è... Coglione di Torolund. Perché è in viaggio? Ah, devo battere un altro boss allora, vero? Beh, guarda, io credo. Adesso non voglio mettere proprio la manina sul fuoco, ma credo che se adesso andassi nelle catacombe lo, lo troveresti. Cioè, troveresti Rea già intrappolata. Però, volevi andare a Sense Fortress? Andiamo a Sense Fortress! Andiamo a Sense Fortress, maestro. Senza alcuna ansia, tranquillo, la quest non la perdi. E andiamo a effettuare del golem allora. Effettuiamo del golem, arrivo. Andiamo di giusto. Cioè, abbiamo andiamo. pratica una volta fatta Sem fortress e una volta fatte so. le catacombe. E... Siamo, cioè, siamo ad Anorlondo. Sì. Dobbiamo fare Anor Prendere londo Prendere il Lord Vessel le 4 anime ed è finito il gioco. Esattamente. Porca Se tu volessi eh. farlo di fretta, tu non hai idea. Esatto. No, beh, non lo, lo facciamo di fretta, fretta, però manca comunque poco. No, rispetto, beh, pensa a quello che abbiamo fatto in blind, certo. Ebbene. E bene. Eh no! E il perry pazzo, eccolo qua, il perry pazzo. Perry pazzerello. Andiamo, ragazzi. Allora, uh, quante ore sono? 22:40? Oh, sì. Alle 11 l'abbiamo finita. <ride> uh, l'ho dichiarato, l'ho detto, eh, oh, l'ho detto. Oh, oh, oh. Are you sure about that? <ride> 11 Molto finita. Molto bene. Molto bene allora. Faremo sì che accada. Stamina. Aspetta, un altro po' di stamina. Ha aiutato le anime? No, non le voglio usare tutte. Ah, oh, ovviamente... Io te ne ho date tante, te le gestisci. Ne ho usate quattro. Madonna. Sì. <ride> sì. A posto. Ok. Vediamo se posso mettere lì pantaloni. Li pantalona. No, sono in nope. midroll No. Ragazzi, che palle. È nudo, nudo, nudo. Bazzetto di fuori a Sense Fortress, ve lo faccio vedere io. Allora troverai, ragazzi, vi faccio, vi, faccio, all vi faccio un tutorial, vi faccio un tutorial. Per riuscire a fare Sense Fortress in così poco, poco tempo, innanzitutto dovete far capire chi comanda questi serpenti di merda, oltre a prendervi la freccia in faccia, <ride> che comunque è importante. Uh, allora guardate, vi faccio vedere. Ok, ecco lui arriva, no? E pensa di essere figo. Invece voi gli fate questo. Porca troia. Dicevo, gli fate questo... Ecco, scusate, mi ho sbagliato, no. ogni tanto mi emoziono. Gli fate questo e lui provi, poi prova a rialzarsi, povero Cristo, e muore, ok? A quel punto vi fate un sorzino di eh, negroni e poi andate avanti perché ce n'è un altro. E a quell'altro gli fate... Ehi, vuoi fare la luce? Lui, sì, ti dice sì, ti accoltella, tu glielo lasci fare per fargli capire che... Porca troia. Per fargli capire che vuoi effettivamente fare a botte ma poi gli fai sto cazzo di perri dai vai, vai vieni qua vieni qua basta basta dai fai questo fa sto poi gli fate così guardate ecco questo qui è il perri capito glielo fate un attimo il perri così lui è tranquillo muore ok ok fantastico e a questo punto andate avanti andate avanti ignorate no non è vero non lo ignorate perché è arrivato Ignorate un attimo l'invasore <ride> che poi a un certo punto arriva. Gli tirate in calcetto tattico. Così, mentre beve l'Estus, da stronzi, perché siamo a Sense Fortress. Lui cerca di farvi lo shotgun, credo. Aia, mi colpisce con la spada, il bastardo. Attenz oh, cazzo. Ah, no, lo shotgun. Ma perché ti fanno lo shotgun? Perché fai lo, lo shotgun a Attenzione, attenzione. Eh, qui ci scambiamo colpi. Ok. Ve la, ve la bevete, ragazzi, in serenità. Perché tanto lui ve lo lascia fare. Sì, fisciate un attacco. No, cadete come dei coglioni. E niente. No, e sopravvivete. Perché, perché siamo noi. All perché work il is intended. Del Chad, esatto. All work is intended, ragazzi. No, niente, sono morto. Okay. No! ok, adesso senza invasioni vi faccio vedere come cazzo si fa a Sam Fortress, ok? Let's go. Sono ancora le 22:42, tranquilli. Sei eh re. se vuoi, io ho anche il segno pronto praticamente. Uh, le magie oscure saltano La difesa fisica in quanto magie e poi fanno danno fisico, credo di sì. Sì, sì, si fanno danno spietatamente fisico. Allora. Si è bloccato Dark Souls Sì, sto notando i caricamenti punitivi della serie Oggi no Dai, ha letto abbastanza descrizioni Dark Souls <ride> Sono... Le conosco tutte Niente eh, eh, Time to restart the application Ok, ok, ecco, eccoci, eccoci. <ride> SSD S -S SD. <ride> mi hai fatto una citazione che capiremo in 100 possessori di PS5 in Italia: ed è Astrobot. È vero, Astrobottino. Esdi, che <ride> bello quel livello, cazzo! Bello tanto. Bene, dicevamo. Vai, vai, goditela. Allora adesso la freccia non la prendete più addosso perché ve la ricordate, ma è tutto normale. <ride> Vedete, fate il parry così. E in realtà l'invasore ci ha invaso perché non voleva che noi facessimo Sense Fortress senza la noit run iniziale. Eh, qui ho sbagliato il timing, perché sono un cretino. Adesso fate una bevuta tattica. Arriva lui, arriva Gianni, gli fate il perrio, ecco qui, easy proprio. Sì sì ragazzi, 15 minuti e si finisce, sereni. Allora, uh, serenissimi proprio. Prendiamo qui l'anima del guerriero uh -huh. e, e poi andate avanti, no? Andate avanti, arrivate qua. Qui ci sono le uh, cazzette che vinti morivano all'inizio, invece qui le fate anche abbastanza serenamente, vedete correndo, tranquilli, queste le fate proprio tutte insieme. Fantastico. Ve ne fottete, ragazzi. Qui fate il parry. Ecco. No. Ecco. No. Però, però non era male. Non era male. Non era male. Ok. Sento. Dicevo, qui fate il parry. Oh. Ecco. Ecco. Qui fate il parry in serenità, ragazzi. In serenità, ok? Non vi preoccupate. Lui è già morto. Lui è già morto. Fate un drinkino, ma per brindisi, non perché ne avete bisogno. E andate avanti, ok? Questo è il tutorial, ragazzi. Segnatevelo che poi Guber lo deve montare. Quindi, ehm... Um... A questo punto girate di qua. C'è quel passaggio un po' pazzo, no? Che intimorisce un po' i, i giocatori alle prime armi. Ma che non intimorirà voi, ok? Perché voi siete vet. Quindi voi vi mettete qua. No, non vi preoccupate. Siamo morti in sincro? <ride> che figo! Ah, che figo! Uh, dicevo, ragazzi, che uh, allora, il tutorial, in realtà, va fatto in più, va, va fatto in più punti. O oh, quando tu vuoi mettere il segno, dimmelo che io ti evoco. Eh? Ma nel senso scegli tu. <ride> Vabbè. Uh, Vabbè, benissimo, dicevo: ma tu sei morto per via di un'invasione O sei morto. Sì, sì sì, okay. sì, 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 Sono morto in una sfida testosteronica. Mettiamola. mettiamola Testoster così. Ma dove cazzo sto uh, Testosteronica, mi piace. Sì, 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 Ok. Dicevo quindi tutorial, uh, tutorial per fare Sense fortress. Allora, per fare sense fortress in 14 minuti, mm -hmm. um, dovete praticamente. Um, prima. Crederci. <ride> Una volta Questo che è ci... importante. Questo è importante. Una volta che ci credete, azionate la trappola, fate passare le tre frecce... freccette. Mostrate la vostra superiorità. Aspettate Gianni e mi raccomando, Parriarlo è importantissimo. Eccoci. Eh, Dio. Dio madonna. Uh, allora, praticamente, arrivati a questo punto, non avete tanto tempo per fare queste stronzate. Quindi ve ne andate. Non è vero? Eh, perché guarda, sennò... Continua così. Questa sarà il più bel quarto d'ora della run <ride> Allora, sì. Uh, no, praticamente adesso gli fate il perry, Ora che ci siete, ecco, ora, psicologicamente ci siete, ok? Ecco, uh, fate. fate lo, lo uccidete. Fantastico. Fate perry anche a lui. Niente, non si può fare al morso, forse. Uh, fantastico, ecco. Lo buttate a terra. Fantastico. Vi fate il vostro uh, White Russian e andate avanti, ok? A questo punto, mm. al solito, come vi spiegavo, uh, il ponte è un pro forma. Il ponte serve per prendere di mistichezza con le lame. Ma, ripeto, non sono un gran problema. Andate avanti, non c'è nessun problema. Il mago vi vuole solo intimorire. Arriva Gianni. Lo parrià. Dicevo, scusatemi Non si può parriare sta cosa, vero? Attenzione uh, Il morso non si può parriare Eh, il, il morso, sì Lo parriate, okay. ma non sta riuscendo questo perri del cazzo Oh, finalmente Lo parriate, semplice, così col calcetto poi lui muore Non è vero, non è morto Muore adesso, ecco qua Vi fate il vostro Volca Lemon e poi andate avanti, ok? Ok Oh. Fantastico A questo punto vi, vi spiegavo no? C'è questa parte un pochino pazza Un pochino strana qui Che eh, intimorisce i giocatori in erba Ma non mm -hmm. le eh, Insomma le persone che a Dark Souls Giocano molto come noi Ok Vi faccio vedere subito come funziona questa parte Ok Ecco esattamente Adesso voi dovete correre come dei pazzi uh, Rollarvela No eh, ho sbagliato ma mh, Ragazzi è solo un casco Guarda che in realtà è solo perché probabilmente nel tuo pubblico qualcuno non ha ben capito quello che dicevi e in maniera diegetica al contenuto e al gameplay glielo vuoi rispiegare Sì. Allora, sì, esatto. uh, abbiamo 11 minuti ragazzi e ovviamente è tutto calcolato. Allora, dicevamo... Uh, Usate, eh, il tutorial è questo per fare stand fortress in 11 minuti. Schippate tutto. Ok, ve ne andate, ve ne fottete del Perry. N non importa. Loro stanno là a guardare. Probabilmente ce li pulliamo fino ad Norlondo e così sia. Volevano vedere la luce loro. Ok, quindi andiamo, li riportiamo dai fratelli nella. Nelle biblioteche del duca. Quindi andiamo qua. Gli fate Perry. Ora ci riuscite perché avete schippato. e quindi il gioco capisce che siete. che fate sul serio. E schippate talmente tanto che ve ne andate anche da. No! Va bene, ed è tutto voluto, perché così almeno. Mm, così, almeno ammazzate anche loro, no? Ecco, vedi? Loro muoiono così e non fanno più le magie. E poi ve ne andate anche da loro perché ve ne dovete andare, eh, per forza. E vi bevete un po' di estus, eh, cosa che eh, ovviamente poi a catena si porta a altri problemi. Eh, detto questo, ci sono loro, ma voi ve ne potete fottere tranquillamente. Vi fate una rollatina vet, ve ne fregate, il demone della Tetanite è qui per disturbarvi, ma in realtà voi siete più di questo. Vi bevete 47 vodka lemon, ci siete, siete un po' ubriachini, ma comunque riuscite ancora a salire le scale. Uh, 22.50, mancano 10 minuti, ragazzi, fattibilissimo. Bene, uh, quindi vi siete fatti le vostre Essos, vi siete fatti la vostra cadutina VET, ci sta, avete dimostrato al vostro uh, io interiore che siete ancora in grado di giocare. Prendete questo bel um, luttino e, e ci risiete, ok? Ma avete ormai eluso il problema tizi che vi inseguono all'entrata e tra l'altro il tizio non c'è neanche più qui vedete questo è un trucco vet eh, anche, anche Mich Michele conosce qualche trucco ma qualcuno lo conosco anch'io se fate sta cosa il ponte è libero vedete il ponte è libero e potete andare tranquillamente alla fase dopo senza aver rischiato poi così tanto a questo punto c'è la parte che è, insomma imbambola un po' i uh, non veterani ma come vi spiegavo è uh, tutto quanto sotto controllo ok tutto sotto controllo tutto sotto controllo. No, non è sotto controllo. Un cazzo. Ok, perfetto. Lui va a caricare adesso la spell. No, adesso andiamo noi. Fantastico. Ecco, ci siete a questo punto, ci mm -hmm. siete. Vet tranquillamente. Tranquillamente, vet, ragazzi. E andate e andate, ok. Ci siete. Qui eh, è una trappola, è una trappola, è una trappola. Ve ne sbattete le palle. Anche questa è una trappola. Quindi la colpite. Eh, perché è, ov ovviamente è una trappola, non lo è scherzavo. Um, prendete la titanite grande. Serve per flexarla un po'. 9 minuti. È importante. Ci, ci siamo. 9 minuti. 9 minuti è tranquillamente fattibile. Adesso avete di qua una gran palla che uccide Gianfranco. Uh, aspettate un attimo che ripassi la palla. Che non passa più. Non è vero. Ok. Dove cazzo stava l'entrata di là, dall'altra parte? Uh, ok. La palla ripassa, ve lo assicuro. Uh, L'ho provato lui sulla sua pelle. Quindi... Let's go. Allora, è da qualche parte l'ingresso, ma... Ah, ok, l'ho visto, l'ho visto. Ok, aspettate okay. che la palla passi. Ecco, fantastico. E poi, in serenità, ragazzi. In serenità. Dove cazzo è questa cazzo entrata? Ah, è qui, è qui, è qui, ok. Eh, andate qui. Prendete la nebbia. Sono ancora le 22.52. Non c'è nessun tipo di problema. Um, a questo punto, voi dovete stare molto attenti a questo serpente. Che andrete a perriare mentre le frecce partono per far capire a Sam Fortress che state facendo sul serio, Ok? Cioè evitate le frecce mentre le ignorate. Fantastico, il serpente muore, siete pronti ad andare avanti. <ride> Dicevo quindi, siete pronti ad andare avanti, non c'è nessun tipo di problema. Uh, a questo punto dovete fare la vettata... Dicevo, a questo punto dovete fare la vettata incredibile. Ecco, la vettata incredibile è riuscire a fare questa cosa pazza di uh, proprio mettersi qui, ecco, senza... Vedete, senza neanche farsi colpire dalla palla a questo punto. Girate la levetta! Girate la okay, levetta. guarda, oh, dai, sei smart, veloce. La pallina... Dove cazzo va la pallina? Non l'ho vista. Spero non qui. Uh, devo andare in quella parte che non trovavo mai adesso, che è questa, credo. Mi pare che fosse sì, qua. Sì, bravo. Ok. Ecco, eh, si ve ne fottete delle freccette, non c'è nessun tipo di difficoltà nice. nel farlo. Ah, adesso c'è quella parte che dove devi dovete correre, ragazzi, ok? Qui dovete far capire al gioco che ve ne fottete del pericolo, quindi andate tranquillamente, tranquillamente, serenamente, serenamente, ragazzi. Qui c'è un serpente, ricordatevelo, ragazzi, è importante. Ecco, lo parriate, ok? Mi raccomando, anche questo è molto importante perché avete ancora sei minuti, quindi potete prenderveli tranquillamente per parriare il serpente. Ci siamo, tutto sereno, tutto tranquillo. Um, qui c'è un caster, molta attenzione, non sottovalutatelo, ok? Io non faccio mai, non, non sottovaluto mai i miei amici, eh? Però lo dico perché magari invece vuole fare un po' di sboronate, io ripeto, non le faccio mai. Ecco, adesso qui c'è la parte più difficile, oltre a esserci uno spellcaster lì, ma... Um, ve ne fotterete di questo spellcaster, vi dico questo. Perché è l'unico modo per uscirne vivi. E poi fate così, capito? E ve ne andate tranquillamente, come fanno i veri vet. Andate, primo try, senza neanche aver ammazzato oh. il tizio. Si fa così quando si vuole essere speedrunner. E vi mancano ancora 6 minuti, quindi siete abbastanza sereni. Uh, sapete che qui ci sono le bombe, vi avverto, c'è un tizio che spara bombe dall'alto. Ma voi ve ne sbattete il cazzo e non prendete neanche il falò, perché avete 6 minuti, non c'è tempo. Quindi dovete per forza andare avanti. Qui ci sono i cavalieri di eh, Berenik, giusto? Ecco. Lui, voi li ammazzate. Li ammazzate, ragazzi, con una certa celerità. Uh, con una certa celerità. Dovete stare molto attenti. Molto attenti. Eh, ma, eh. Ah, aspetta, no, no, qui c'è il tizio che fa che fa Rafael. No, 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 non è qui, non è qui, non è qui. E avete ancora 5 minuti. Volevate perderne uno qui, così, come, come coglioni, ma ci sta per tauntare anche proprio il level design. Ma in realtà è qui che dovete andare. Perché oh. c'è da andare qua sopra. Sì, 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 di là c'è solo oh, il tizio che fa la scherma. Quindi andate di qua, in serenità, ragazzi. In serenità. In serenità. Come eh, oh, è fatta? Dai, sei il vincitore. Eccoci. E adesso c'è il tizio che dice che. Uh, Tarkas ha perso, ma voi ve ne sbattete le palle. Uh, andate ancora avanti, salite di sopra, credo, non sto andando a caso ormai. Ok, sì, è così, andate sempre in altrettanta serenità. Ragazzi, sense Fortress è veramente semplice se avete 5 minuti della vostra vita da spendere. Attenzione perché qui c'è un tizio che, che fa il ganzetto, voi lo punite. Uh, entrate subito qui dentro perché è pericoloso. E a quel punto entrate nella nebbia, ragazzi, senza neanche evocare Tarkas. Uh. Perché? Perché avete 4 minuti. E, e insomma, eh, bisogna fare il golem senza evocarlo. Eccoci qua. A questo punto, ragazzi, avete poco tempo, bisogna stare attenti. Attentissimi. Cazzo, prende un cazzo di danno lo stronzo. Ok, no! No, spara la merda lui. Eh, perché no. hai. No. No ragazzi non vale questo nel conteggio però. Oh. Ma io non sapevo che quello tirasse le bombe. Beh, beh in realtà sì. <ride> è lui che ti lancia le bombe. Ma oh. nella blind run lo abbiamo sconfitto prima di entrare nella nebbia e te le lancia anche dentro. Vabbè ragazzi tre minuti, non è un problema. 3 minuti eh, Allora Io, io ti... sapevo Vai dimmi Aspetta ti dico una cosa importante Sì Puoi farcela Davvero? Sì In 3 minuti? Sì Ok però devo evocare Tarkas uh, No non, non compreso il boss Ma ah, puoi okay. arrivare al boss in 3 minuti senza problemi Ah, Quindi vabbè, let's ma... go La mia Vado Ci sono Ragazzi non mi fermo neanche guarda Non mi fermo neanche Speedrun Me la speederanno Mai. tutta. Me la speederanno tutta. Dai, muoviti, muoviti, fatti perriare. Vai. Avete dei coglioni? Che cazzo. Ah, già quello dell'entrata, vabbè, sti cazzi. Andiamo eh sì, via, sì, andiamo sì. via, Ti andiamo curi, via. Corri, corri, trotti. Abbiamo ancora tre minuti. Io non pensavo che lanciasse le bombe anche nella sala del boss. Oh, so eh, cazzo. Lo so, non potevi saperlo. Ma che <ride> cazzo. Eh, ma. Niente. No, ti hanno ammazzato. Quello ti ha, ti ha seguito fino a lì. E, era profondamente coinvolto. Io pensavo che non arrivassero lì dietro. No, no. Cioè, è comunque inusuale. Niente, ragazzi. Non ce l'abbiamo fatta. <ride> Abbiamo fallito. Ma è stato bene. Sono arrivato al golem. Sono soddisfatto, sinceramente. Eo. Eh oh, eh oh. Allora, io non sono umano. Devo umanizzarmi? Uh, beh, scusa, fai il golem da solo. Ok, sicuro. Okay. Sì, sì, certo. Così mh, vivi un'esperienza di Sans Fortress interessante senza Tarkus. Però sì. poi ovviamente ci evochiamo, certo che sì. Ok. Ragazzi. Era fattibile, era fattibile. Se solo non ci fosse stato il bombarolo. Eh, cavolo. Era vinta. Sì, era sì, vinta. era vinta. Cioè, il golem fa schifo come boss, dai. Era vinta, era vinta. Ok, let's go. In cuor mio so, so di avercela fatta, è vero. Ok, aspettiamo che usi la magia maggiore. Fantastico, passiamo adesso. No, non è vero. In realtà, sì, avrei dovuto. Usa sta magia, dai, tirala. Ok, adesso è safe. Perché adesso mi parano i cosi. Non è vero. Ok. No, no, non è vero un cazzo, non è vero un cazzo, vai a fanculo. Aia Ragazzi, avete visto che è successo? Che è successo? Che è mi... successo? Ragazzi, è successa una cosa assurda. Si è è, è saltato il microfono. Ah! Sì, sì, ma mi ha preso nel in faccia. No! No! Ma come? Ma ti si è smollato? Oppure... Cioè, si è... Un po'... Ammorbidito dove era attaccato? Io, io qui ho una crocco fatto in casa Che è imbarazzata... E no! Ah! Il... Oh, ce l'ho fatta! Eh, ma si, è, era, si, è, si è svitato. Si è ammorbidito tipo, qualcosa. Eh? Sì, si è svitato. Ma, tipo, mi è finito a frustino sullo zigomo. Mi ha fatto malissimo. Allora, ragioniamoci. È fattibile. Più la voglio fare velocemente, meglio la farò. Ok. Let's go. No, non erano le 11 del mattino, ragazzi. Okay. Io qui per il microfono ho una Crocco che è imbarazzante, sì. quindi ti, ti capisco, sì. No, no, il mio in realtà è uno stand professionale, ma a quanto pare. È il, il mio non ho una scrivania. Io devo. allora, guarda. Io devo. devo mi, fa mi, fa mi, mi, mi fa valbettare dirlo per quanto mi stressa. Mm -hmm. Io devo trovare il momento. Sì. La pazienza e il cuore di cambiare scrivania. Eh, capisco. È una bene. cosa. Palle, devo cambiare scrivania perché non posso metterci nulla di professionale qui. Uh, per quanto sia sì, ho delle buone luci, però... Per, cioè, per metterle le luci ho perforato con un, con un tecnico la scrivania. Eh. Quindi adesso tu però perfora senza Fortress. Eh, lo sto facendo, maestro. Yeah. Ci siamo, ragazzi. È già tutto vet. Dai. Esce fuori la pallina, non esce fuori. Dai, non esce fuori, non esce fuori. Non esce fuori, non esce fuori, easy Lemon squeezy, lemon squeezy, lemon squeezy Guarda che lemon <ride> squeezy, mamma mia Oh no Puoi fare qui, qui puoi resettare se vuoi, ma Penso che la palla esca fuori di qua, no? Sì No, no, ma guardi, guardi maestro Ok Guardi con che serenità Guardi con che serenità Ok. Let's go. Perfetto. Serenamente andate di qua. Correte senza aver paura di niente e nessuno. Mm -hmm. Bravo. Ammazzate questo Al perché sennò vi rompe i coglioni e vi insegue fino a casa alto. vostra. Eh che cazzo, non posso mica morire da lui. Ok. Uh, minchia, io ho fatto un ferry rimettendomi lo scudo in mano tipo. Bello. Sì, però muori, basta. Ok. Ragazzi, faccio con pochi minuti di ritardo, dai. Oh, intanto l'obiettivo... Oh, Anche se Franco. Dai, ma che cazzo. Ah, il, sanguina il sanguinamento. Il sanguinamento. Ma non è il sanguinamento, sono io che sono una testa di cazzo. <ride> Sono messo accanto al muro. Cavolo! Mi si è bloccata Cavolo. la spada sul muro. Ah, quindi potresti esplorare in futuro un moveset che non lo faccia. <ride> sì, sì. Ma che cazzo. Porca miseria, che male. Dai. Let's go. Di nuovo, ma qui proprio il roraccio del cazzo, eh. Comunque ho pochissima vita per questo new game plus. Dovrei livellare stamina, scherzi a parte. Cioè, ah, quasi. più stamina! E c'è sta. Ehm, perdonami, vitalità. Mm. Mm. In realtà, quanto hai vitalità? Boh, 32? Sì, sì. Sì, 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 potresti effettivamente livellarla un po'. Oppure se hai fortuna. No, sono un coglione di merda. Sono. Se ho fortuna <ride> sono un coglione di merda. Perché rollo a cazzo. <ride> davanti a sto coglione. Eh, ma... <ride> Guarda, se hai fortuna e droppi la maschera della madre, mm -hmm. cambierai. Ah, girandola. Elmo, e avrai un enorme bonus. Sì. Nella 1.0 molto più alto di quanto non sia adesso. Ragazzi, era finito. Cavolo! Quelle fiammate alle spalle ti Però eh, hanno... quindi c'è un, un altro punto in cui puoi fermarti lì. Cioè, forse la faccio più difficile quella parte. Eh. Quando c'è la maga. Ok. O se no più equilibrio può essere. Cioè, fatto sta che... Ma che cazzo? Fatto sta che quando mi, mi, mi colpiscono mi fanno un male porco e mi, mi chain col piscono in faccia, mi fanno Beh, troppo allora, male. Beh, allora, ovviamente è il mio game plus, un pochino picchia sì, chiaramente. Sì, 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 certo. Qui mi devo muovere. Ma che cazzo è successo? Non ho visto, non ho visto, ti ha spinto boh. qualcosa? Sì, le... la punta una... invisibile. Boh, del... sì. Ho rollato e mi ha colpito la punta invisibile del. del, del, del della. della acetta lì. Let's go. Ancore, ancora. Ancora. Vai la fortress. Allora ragazzi, adesso vi faccio il tutorial su come farla in tre minuti. Una folata di vento, ragazzi. Era veramente il vento. Ok. Ok. Bella. Parliamo serenamente e divinamente. Sì, ci allontaniamo senza problema alcuno. Credo anch'io comunque che Dark Souls inizi adesso. Ok. Sì. Ok. Eh sì, c'è uno spazio lì, eh. C'è uno spazio lì. È una cazzata in realtà sta parte. Che non avevo visto che c'era uno spazio aggiuntivo. Oh, non ci provare. Non ci provare proprio, zì. Uno, due. Ok, perfetto. Easy, ragazzi. Easy peasy Japan, easy. Lemon squeezy. Ora qui la palla non dovrebbe più esserci. Se c'è mi prende in faccia, ragazzi, ve lo dico. Ok, non c'è. Ora hanno, hanno spostato ora la, uh, la, la cosa: la leva. Quindi adesso è qui. Voi vi parate. Vi parate. Appena arriva la pallina, tanto lui non può farvi niente se vi parate. Appena arriva la palla, ve ne andate. Ecco, ve ne andate. Ve ne andate serenamente, non ammazzate neanche il serpento. Adesso rollate come dei grandi, fantastico. Non state neanche a girarla quella roba Tanto che cazzo ve ne fotte Correte, correte, correte Correte, Vai. correte, correte Perfetto Correte, correte, correte Anche qui Dico la mia chat Ecco perché Il fuoco stordiva Porca Prego okay. Continua a il tuo Sì, sì, sì Correte via E ve ne fottete anche di quel serpente di prima Ho cambiato idea Non è vero Non ve ne fottete più Perché sta arrivando <ride> Ok Lo picchiate il muro è vostro nemico, ragazzi, ricordatevelo. Però con un po' di sferzate ce la dovreste fare. Ecco, una volta che lo avete punito per esistere, <coughs> ci siete. Siete serenissimi e potete andare qua. Ah no, no, no. Aspetta che c'è il mago. Il mago Fritz. Andiamo qua. Ok, vi fermate. Andate di qua serenamente. Serenamente, serenamente, serenamente. Guarda che ci abbiamo messo a farla la prima volta tre ore, tipo. Ah, sì, sì, vabbè, sì, un episodio, certo. Sì, sì. Ok, uh, andate su. C'è Jimmy Bomba lì che rompe i coglioni. Ma se ammazzassi il bombarolo, ma non è lui. Ah, ma in realtà il bombarolo lo devo ammazzare da dentro. La fortezza, mi sa. Ce n'era uno che avevamo ammazzato da dentro la fortezza. L'altro non me lo ricordo. Forse è qui. Allora, dov'è? Oh shit. Ok. È, è, è lui, bombarolo. No, quello è quello che tira le pietre. Ma che cazzo? Ma che cazzo? No, stavo cadendo malissimo. Dove sono? Sei scivolato Sì, ma dove va questo... No Ma che vuol dire sto posto? Ah, ok, ok, ok Ok, ok Stavo per avere super paura uh, E dove sono adesso però? In quale parte di... della fortezza sono? All'inizio? Sì, sono tornato all'inizio Sono tornato di qua Ah, e qua sta il falò, vero? Sì Vabbè, che a sto punto piglierei Tanto Preso per preso Ok. Uh, dal falò cosa devo fare? Rifare qualche parte, no. Scendere devo... dalla finestra. Eh... Ah, sì, 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 è eh, easy. Ok, ok, ok. Quindi dicevo: abbiamo fatto il falò. Il bombarolo lo vorrei ammazzare, perché se no il boss non lo faccio in santa pace, però mi devo ricordare come. Dove cazzo sta innanzitutto? Qual è quello che tira le bombe? È lui? No, lui è quello che tira la merda. Ah, è lì, è lì, bombarolo. E come l'ho ucciso? Vabbè. Penso entrando allora in quella stanza, forse salendo di sopra? Io sono sicuro esatto. che le bombe non le tirava la prima volta. No, no, l'avevi ucciso. Eh. L'avevi assolutamente ucciso. Allora, andiamo di sopra. Secondo me vicino all'arciere c'è una scala che non ho visto a questo punto Perché ho visto che è sopra la stanza con l'arciere. Quindi Let's go Fantastico Vabbè sì Gianni caga proprio il cazzo Un poco Bravissimo Qui mi sa che c'è una scala che ho missato Nebbia Eccola qua Eccola no. qua E mo' Attenzione, attenzione Si è arrabbiato, si è arrabbiato Mamma mia, si è arrabbiato ragazzi sì, arrabbiati, arrabbiati oh, Mamma mia, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo Arrabbiati, scusa Scusa, scusa, scusa Non volevo turbarti, scusami Scusami Ah, vuoi la girandola? Ah, ok, ok, va bene, non ti preoccupare Eccola, eccola Va bene, meglio? Meglio? Stai meglio? Come va? Come va? Girando... Ah, vuoi morire con la girandola? Ok, e la vuoi nell'anno? Ah, ok, 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 perfetto, ok Ora ho capito Oh... Adesso vi faccio vedere come si fa il golem primo try, primo vero try, perché quello non era primo try. Eccolo! Bella, bella! Bellissima! Uh, così si rolla! Orgogliosissimo Orgognosissimo Zzzzz sto dall'altra parte Cioè capito Era 20 anni fa che stavo là In Dark Souls In Demon Souls stavo <ride> lì <ride> Vabbè Fratman. Dai 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 ce le puoi fare Dai Bel colpo Bel colpo golem di ferro Bravo, bravo, bel colpo Bra Bravissimo, vai 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 Vai, vai Bravo, bravo Vai, vai Sta cadendo è, è sbilanciato, sì Piccolo No, non cadere No, non cadere Non cadere Non cadere Anche se ti prendo anche l'altra gamba Che fai? Poverino, c'ha la nausea? C'hai la nausea, zi? Stai male? Senti male? Dai, dai Dai, un colpo forse me lo fai, dai Dai, un colpino me lo fai Dai, uno, uno Dai, uno, uno, uno Uno, uno te lo lascio fare Dai, dai, uno te lo lascio fare, dai Vieni, vieni Dai, dai, uno ce la fai e uno ce la fai, uno, uno ce la fai a darmelo. Sei il golem di ferro, sei l'ultima prova. Eh, uno me lo dai, no? Dai, dai! Bravo! Bravissimo! Dai, quasi, c'eri quasi! Oddio! Bravo! Finalmente me l'ha dato! Oh, dai, uno ce l'hai fatta! Vuoi dammene un altro? Vuoi dammene un altro? Dai, dai! Dai, dai, uno, uno! Dai, un altro, non lo potrebbe, faccio dare. Una... Potrebbe, potrebbe succedere una cosa. Attento a giocare col fuoco. Ok. <ride> oh. <ride> ok. Tento, pugnetto! Dai, pugnetto del fratello, pugnetto del fratello. È giusto, è giusto, ma sconfitto a pugni. <ride> pugnetto del fratello, dai, dai, bro fist. Madonna, cado di sotto. Pugnetto del fratellino? Pugnetto del fratellino? Mm, bravo, bravo, bravissimo. Bravo. Pugnetto, pugnetto. Aia. No, ora muoio. Ah no, ok. Ah, basta pugnetti. Dai. Dai. Al prossimo colpo ti ammazzo. Fino a che non mi riesci a dare, stiamo qua. Bene. Non è vero, mi hai rotto il cazzo. <ride> bravo, bravo. Sense Fortress sconfitta. Maestro, era una nullità. Beh, beh, in realtà, nulla o meno, te la sei giocata molto bene. Ti ringrazio. Non è vero. È una mentira. Ok. Ragazzi, hanno orlando? Yes. Primo try, ragazzi. Primo try. Perché prima non valeva. Prima mi ha ucciso il bombarolo. Ma questo allora. è proprio facile. Easy. Easy proprio ragazzi, easy proprio, ma easy in una maniera esagerata. Eh... Ho, ho paura di quanto sia easy questo gioco. Perché a un certo punto arriva quel momento, maestro, in cui sei troppo forte, no? Cioè Capisci anche che Miyazaki se guarda questo gameplay ci rimane male, ma come mai io mi ero impegnato a fare quel boss e tu sei lì? Dai un colpettino, dammelo uno, eh, dai. Allora. Allora. Vuoi Andiamo da orstein. Alle catacombe? Andiamo da Ornstein e okay. ok. Andiamo da Ornstein e Smaug. Ma secondo me entro mezzanotte e mezzo finiamo il gioco, Sto d'accordo ragazzi. Adesso vi faccio il tutorial. <ride> umanizzo. Umanizza, certo. Umanizzo, umanizzo. Maestro, lei mi manca, lei mi manca. Eh, eh adesso bisogna affrontare Anorlondo. Bisogna fare Smaug per ultimo, eh. Ah bisogna avere ovviamente Smog per ultimo smoke per ultimo stavolta Sì Però ti posso dire Piccolo mh, Non segreto Ma dettaglio perduto Nella blind però per ovvie ragioni Tu qua puoi tornare indietro Eh se puoi Puoi interagire con i gargoyle E tornare ah, indietro Ah sì? Ah Sì Ma tu pensa Cazzo Vero vero Che lo facevano l'onda d'urto Giusto Siete più forti voi che il golem, ve lo dico Aia Ciao zi È stato bello, è stato bello Tra l'altro ragazzi i gargoyle a chi appartengono? A, a, a cosa? Sono bestie gargoyle. di... Sono bestie di... Um, Sith Credo Ma no. di Non no? direi no. E chi sono no. allora? I gargoyle sono uno, un risultato dello, Sicuramente del lavoro e lo studio sulle anime Però Generalmente sono Strumenti utilizzati Da Norlondo come Protezione e test mm, Quindi, quindi sono... non, non specificatamente Non, non li ha creati Sith? Ma... Esatto, mm. ma non ci sono dati a riguardo. S sì, no. Uh, whatever. Eh sì, nel senso... no. Ok, Esa, sì. <ride> ok, vado a prendere il falò, capito? <ride> no! <ride> <ride> Vabbè, tanto non c'è il golem. <ride> È vero. <ride> eh, Dark Souls ti sta, ti sta dicendo... Che credi di avere a che fare? <ride> ma in realtà ha fatto solo il coglione, cioè... <ride> no, vabbè, certo, è ovvio, è ovvio. Lo stai appunto sfidando. <ride> ma la cosa con bella è che smugness. mi ha ucciso Mentre non stavo neanche guardando, tipo, è... Eh, pum, bonk. Vabbè, ah, ma il tizio bombarolo muore per sempre, no? Sì. Quindi non c'è proprio niente adesso qua. Cioè è una strada vuota. Sono stato boncato. Comunque, mh, i gargoyle sono sicuramente al servizio di Gwyn, perché mi portano ad Anor Londo affinché io prenda il ricettacolo. Quindi è poco ma sicuro. Mi riconoscono come, come mh, possibile successore di Gwyn e mi portano su. Cosa che tra l'altro non hanno fatto solo con me. Giusto? Esatto. Anche se... Ehm... Um... Chiunque abbia superato il golem in passato lo disattivava, lo feriva, lo smontava, diciamo in parte, ma non lo distruggeva come tu lo disintegri, diciamo. Ok. Tu gli strappi il nucleo dal petto, capisci? L'anima, cioè quell'osso di drago che trasformi in. chiaro. Armi. Allora, ah, devo umanizzare, quindi riprendo. Let's go. Let's go. Abbiamo il soldatino ino ino. Dai, soldatino ino ino. Volevo interromperlo prima io, ma non ce l'ho fatto. Fuck delle onde d'urto. Oh, ma che. Ma che! Fra? Fra? Non sta morendo. Ma quanta vita è? Ah ok, c'è un quel, quel cazzetto lì di vita. Vabbè. Ciao. Ragazzi, la uccidiamo Guinevir, ve lo dico, eh, questa volta. Ah beh, è ovvio. Prendiamo il falo. E lo andiamo, andiamo anche a potenziare la Estus, già che ci siamo. Oh, e qui finalmente hai un upgrade del New Game Plus. Le Estus che possono arrivare finalmente al più 7, che è il cap. Intanto torno umano. <coughs> e? No ragazzi, Hornstein e Amico si fanno stasera? Ah beh, sarà sicuramente il gran finale. Perché finale io voglio giocare ancora. Andiamo. <ride> perché dobbiamo fermarci a Hornstein? Ok. Aspetta, però forse di qua non serve andare. Perché di qua è per andare alla. Uh, alla zona di. di Sith. Eh sì, è. Eh, no, sono andato esatto. in una strada inutile. Non inutile, ma insomma. No, non adesso. Adesso devo prendere lo scensore. Adesso devo prendere lo scensore. Niente livellino ragazzi, livellano solo i deboli. Tutta Norlondo ce la facciamo tutta con le, con le anime addosso. Oh yeah! Qui conosciamo già il grande trucco. A me Gargogli mi ha Metterò il segno, quindi preparati a essere accompagnato. E tra l'altro neanche il dipinto serve qui in questa run. No, però certamente lo faremo per uh, sì, sì, stavolta no, certo. uccidere Priscilla. Giusto, assolutamente. Ok. Che cazzo? Non mi ricordavo questa mossa. Tra l'altro anche i gargoyle praticamente hanno la differenza tra connessenza e senza cazzo. Ci sta un Giant Dead. Oh no. Forbice del deserto, metto il segno. Vai, metti il segno. Aspetta, no, Giant Dead si sta fermando. Vabbè, io metto comunque il segno. Tu metti comunque il segno. Ma che cazzo, sto, sti, sti gargoyle sott'osti No, 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 no sono, sono ostici perché si muovono in maniera molto erratica, sì mm. Eh, non capisco dove devo rollare, cazzo Eh, <ride> no, no, sono, sono noiosi, sì, sì Però ora hai il mio segno, se vuoi Aspetta, aspetta, eh Combatto prima contro il gargoyle Porco il cazzo Niente, li devo scudare i gargoyle eh, non nulla di male. Eh, se non li scudo però succede questo. Eh, non vorrei morire, sinceramente, però mi sta permastunnando sto stronzo. Quindi direi di allontanarmi, bere. Ok. Rollare. Sono stato è. convocato da qualcun altro intanto. Ottimo. Oh ragazzi, mi sta rompendo <ride> la faccia sto coso, eh. E non sarà contento finché non mi ammazza. Ma che cazzo Ma non ha mai fatto quella roba Ragazzi che trauma Ok Eccomi giant dead Facciamo quello che dobbiamo fare Giant dead sei nudo Giant dead Ah vuoi fare a pugni forse? Forse vuole fare a pugni Facciamo a pugni Ti ringrazio, sì, prendo tutto Pugno d'osso Ah Pugno d'osso di drago Ah, ti ha dato l'arma che fai Con l'anima del golem Aspetta, aspetta ah! È lore questa cosa però Oh mio Dio, sì, dammi il pugno Grazie Giant Dead. Fa malissimo. Ok, ammazziamoci a pugni, frate. Questo è effettivamente un'evoluzione. Uh, 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 uh. <ride> Ancora, Dedo. Eh, prova a fare l'R2. Shoryuken! Bravissimo, esatto. Non è uno scherzo, è veramente lo Shoryuken. No, volevo becstambarlo io col pugno. No. Ragazzi lotta di pugni Ragazzi E' il pugno Giant dead è stato il duello più bello del new game plus Grazie di questo regalo non userò mai altra arma no, Questo non lo so in realtà Però minchia uh, Fatemi leggere Questa cosa per favore Esatto, leggila assolutamente. E ti anzi avrai parecchie cose da ricevere e leggere in questo new game plus, assolutamente. Ragazzi, il pugno incredibile. Uh, uh, dov'è? Dov'è il pugno? Qui sotto? Sacro pugno. Sopra le lance forse? No. Eccolo. Arma ricavata dall'anima del Golem di ferro, guardiano della fortezza di Sen che ha respinto moltissimi eroi in cerca di Anorlondo. Gli dei fusero il potere dell'anima con le grandi ossa dei dra. Ah! Giustamente, pugno dosso di drago è quello che sembra. Formando un nucleo. Quindi un dente sembra. Sembra un dente di drago. Formando un nucleo appropriato. Ah, è il nucleo del golem. Questo esatto. E io, io lo uso come pugno, capito? Quindi, in realtà le ossa dei draghi possono essere utilizzate per vincolare al loro interno anime. È importante questa esatto. cosa. Visto che in realtà <ride> i draghi. Non, è, non nascono con le anime. No? Cioè, nel senso, non nascono in un mondo no, con no, le anime. Infatti, infatti. Ok. Il tuo dono non sarà vano, amico mio. Giant Dead. Mi lasci il segno dentro dove ci sono gli assassini? Eh, maestro? Assolutamente sì. Yes! Muoio. <ride> Lo sapevo. <ride> <ride> Io ne ero sicuro. Ho visto quella roba lì e ho detto: Io qui ci muoio. <ride> uh, non so, ci sono morto tipo almeno 4 volte. Anche in new game normale. <ride> Devo saltare, secondo me. Senza rollare basta. Rollare ba ma ho rollato. Ah, vabbè, hai è rollato. Non, non ho visto come. Ah ma cazzo se non divento umano che cazzo faccio? Aspettate Fatemi diventare umano Rolla prima delle colonne ok Il Mio cugino di 8 anni Rolla meglio di te <ride> Ero troppo vicino al muro e la colonna mi ha body bloccato. Ah, fuck. Ok, ti metto il segno dentro la finestra. Oltre, non dentro. Ok. Let's go. Con, un, con il pugno forse posso mettere i pantaloni? Vediamo. Vediamo, ragazzi, se avete ragione. No. Pesa comunque troppo il pugno. Credo sia già potenziato al massimo. È più 5, amici. E allora sì. Ok. Ah, il gargoyle non risuscita. Non me lo ricordavo. No, sì, sì, è un mostro unico. Quindi rollo da qua. Sì, ok, ok, ho capito. Ho capito dove ho sbagliato. Ok, maestro, il Mole segno? E eh, dopo la finestra apparirà tra poco, penso. Il sacro pugno! Guarda Ah! Ragazzi, ho trovato la mia vocazione. Il Sacro Pugno 2! Eh, te l'avevo detto che questa è, era una delle armi di cui parlavo, questa, infatti. Mamma mia, ragazzi, che goduria. Assurda. Ma come non è ancora apparso? Se... No. Eccolo. Eccolo. No, grande papa, no. Eccoci. Oh yeah. Ragazzi, il grande papà mi ha, in, mi ha inviato un pugno, e io con questo pugno diventerò forte, poderoso. Andiamo. Oh Ragazzi, però yeah. i boss a pugni veramente. Sì. Adè, beh, adesso non è decisamente qualcosa di underpowered, eh? No, no. è un'arma di boss più 5, porca miseria, da treni. Guardala come fruisce nella mappa. Pugno! Let's go! Vuoi un po' di pugno? Vuoi eh? un po' di Little Mac? Vuoi un po' di punch out? Guber, ci devi mettere la team song di punch out qui. No target, come ha insegnato il maestro. Bravo. Eh, sono veloci e noiosi, anch'io ho fallito a... No! Coglione! Segno del sole. <ride> <Okay>. <ride> ta 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 ta, 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 ta Devo umanizzarmi. Un bel ornet ring fa i pugni leggendari. Cos'è l'ornet ring? Ma è... L'ornet ring è quello del calabrone. Ah eh però Cioè devo fare comunque i backstab E o riposte Davanti o dietro Ah ok ok Quindi anche il, Cioè l'anello del calabrone funziona anche dopo i perri? Assolutamente sì Ah Ok beh però tanto shotta Ho visto che shotta già Bah, sì È difficile <ride> non shotare qualcosa con le due caratteristiche Adesso anche <ride> in gameplay. plus Is this a Tarkas reference? <ride> <ride> Ok. Devi imparare il quick exit. Che vuol dire, ragazzi? No, vabbè. A um, cosa serve? C'eri già anche abbastanza vicino in realtà, con un po' di allenamento lo fai. Il no, ma dico, adesso a cosa serve? Mentre cadi, se lo fai non muori. Ah. Perché tu esci dalla partita e il checkpoint non è mentre sei in volo. Ah. Quindi tu puoi uscire dalla partita mid fall e non morire. Ok, allora la prossima volta che cado lo faccio. È, è così. Può provarci. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Esatto. È così. Eh, tuta, tuta. Aspetta, eh. Tuta, ok. Quindi, tuta esatto, tutta. Esatto. Eccolo, sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho, in realtà. Yeah. Okay. Vieni. Eh no, basta. Non posso più. Fa il blabbo con me? Lui vuole fare un po' il blabbo secondo me, eh? Perché anche lui è veloce. Fa il blabbo? Fa il blabbo con me, fa? Eh? Eh, attento cazzo. No, non si preoccupa. No, questo è Fraberto, non è, non è lei. Sì, maestro. no, il mio, il mio segno lo farei dall'altro lato stavolta. Come premio. Ok. Ok. Ah, avrei potuto fargli il blabbo duro. Ok. Si corre, si corre, si va. Ok. Eh, se mi vengono così vicini... Lol. Tenta il target, bravo. <ride> ragazzi, un eroe lui. <ride> Fa la giravolta e muore. No! Il parry era giusto. Uh! Si gode, ragazzi, si gode! E il pugno in faccia! Mamma mia, quanto si gode, mamma mia. Ok. Maestro, sono ecco, io la invoco. E le chiedo di essere forte come me. Non vedo l'ora, anche se vedo quella nebbia mi puzza. la no, palla perché di superarla, giusto? Sì, okay. sì. Sembrava strano, infatti. Il marchingegno non effettua del muoversi. Uh, scendiamo prima giù da loro? O non possiamo no. da qua? Non perché ne vale ci... la pena. Eh, non ne vale la pena. Va bene. Senza la bambola insolita è inutile. Ah, già è vero che dobbiamo trovare la bambola prima, hai ragione. E la bambola Vabbè... dove l'avevamo trovata? Le catacombe? Non me lo ricordo. No. Si trova alla All'asylum all ritornandoci, è vero, nella mia prigione tra l'altro. Io stavo già scendendo. <ride> Vabbè, allora è inutile scendere full sotto qui però. No, no, scendi, scendi. Ah, scendo? Scendi. Ok. Vado. Uh, sta succedendo qualcosa di strano, maestro. Stavo <ride> volando. È la magica fisica di Lordran. Ah, giusto. Che qui e... abbiamo il falò. Più il non dover uh, uccidere Fa... Gwendolyn. Ora potrai finalmente parlargli in pace. Diciamo. Allora, per entrare serviva l'anello. Ah, uh, uh, uh -huh. L'anello. Di velka cioè no, del 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 aspetta, aspetta. aspetta, del c'era del 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 qualcosa del sole oscuro, però non mi ricordo cosa. C'era del 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 Più o meno. C'era un anello magico nero anello della del trovato. Yes. Allora, mi raccomando, non superare la nebbia, non farlo arrabbiare, è un luogo sacro questo mm -hmm. per lui e tu devi rispettarlo. Inchinati in a lui. Halt. Tarnished it shall not be mm -hmm. by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine eye. Hear the voice of mine self. A questo punto, non preoccuparti del fatto che se fai un patto con lui perderai quello con la Fair Lady. Perché ti ridarò le umanità e lo ricostruiremo. Io sto gestendo, grazie ai doni dei giocatori, tutto il necessario in base alle tue scelte. C'era un errore di traduzione in italiano. Non puoi stringere un patto quando è presente un fantasma. Ah, ok, ok. E, um... Ha detto madre Guinevere nel, nel sottotitolo, ma in realtà ha detto sister. E infatti stavo dicendo madre, che cazzo stai a dire? Allora, nessuno mi ha mai donato. Ok, a questo punto io mi allontano. Tu, con grande attenzione, non superare per l'amor di Dio la nebbia, mm -hmm. si incazza parecchio. E viviamo questa esperienza Poi quando sarà il momento opportuno Rifarai un patto Con quella Perché è importante Tu la aiuti diciamo mm -hmm. ti, ti mostrerò il perché e il per come Quindi le lame oscure Che um, Velka all'inizio Utilizzava per punire i peccatori Erano i servitori di Gwyn mm -hmm. E tagliavano le orecchie, vero? Tagliavano le orecchie, esattamente. Ok. Anello patto. Qui c'è un anello: globo di. Eh, globo. mica ti faccio fare i patti a caso. Now thou art a blade of the dark moon, shining the enemies of the lords, by the power of the dark sun. Ah, posso offrire le orecchie? Ne ho tre. Io eh, le vabbè. Dagliele pure. Sì, sì, sì. sì. Leggiamo l'anello, ragazzi. Esatto. Anello concesso a chi era legato dal patto della spada della luna oscura. All'evocazione di Gwendolin il Sole Oscuro. Gwendolin, fin troppo cosciente del suo aspetto ripugnante e fragile, creò l'illusione di una sorella di Guinevere che lo aiuta a guardia su Anorlondo. Allora allora aspetta, 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 Alle... aspetta. Allora, la traduzione non è proprio perfetta, ah, ma allora, ascoltami, diciamo che Tu vuoi arrivare a Einstein e Snow, giusto? Uh -huh, uh -huh. Aspettiamo. Ti dirò. Un... Oh, ci sono due cose che devo dirti in questo momento, dopo questa bella descrizione. Sì, anche Ti perché io adesso una. partirò con una. Con una mh, veramente mh, teoria di 40 minuti, quindi prego. Allora, va bene. Va benissimo. <ride> però, di due cose che devo dirti, la seconda arriverà dopo. La prima sempre riferito a quello che è un foreshadow sia di traduzioni che di effettiva ormai deduzione che da soli purtroppo in occidente non abbiamo potuto fare all'epoca e che avrà ripercussioni in futuro, quindi è importante mm. sia sì, ripercussioni, guarda maledico le mie esperienze blind sotto ti sento la lagghiare ti, ti ho sentito lag... laggare so... ah sì, è vero ho avuto sto avendo spike di lag ok uh... Adesso no. Ok, okay and... adesso ti sento, adesso ti sento. Ok, strano. Dicevi? Uh, dicevo, maledico le mie blind perché ci sono state delle cose nella mia esperienza che sarebbero state incredibilmente semplici da vivere mm. con qualche informazione di base del gioco che non abbiamo potuto avere. Ma uh, la seconda te la dirò dopo. Ok. La, o meglio, una te la dirò tra un bel po'. Sì. Su Gwindolin. La okay. seconda riguarda... Guinevere, è il discorso che ti fa anche Gwendoline in questo oggetto, sì. e arriverà oggi. La prima, okay. invece, subito è questa: a livello giapponese, a livello concreto, che è molto importante per il personaggio, mm -hmm. Gwendoline è maschio. Ok, Gwendoline è nato ed è maschio, e, e qui si ma... comprende: si sì, è proprio maschio, e tuttavia. Ma è nato alla Tyrion, diciamo, di Game of Thrones, ripugnante. In maniera un po' particolare. Il motivo è qualcosa che affronteremo in futuro. Ma è nato sotto quello che è stato considerato segno della luna, ok? Mm. Qualcosa che ha voluto portare Gwyn, non proprio in maniera positiva, a rinchiuderlo in questa torre e a crescerlo. Come una femminile, donna. esatto a crescerlo come una donna con un'influenza anche magica, il motivo è diciamo discutibile con informazioni che avremo in futuro grazie anche a qualcosa che farai con più, mh, diciamo completezza nel dipinto di Ariamis okay. ma mh, riguarda proprio il fatto che ha queste deformità e che aveva un potere che gli altri suoi figli non avevano quello che poi è diventato anche la luna oscura e così via. Mm -hmm. Il fatto è che, proprio in nome del senso che ormai, avendolo ucciso prima, avendo letto i discorsi che ti fa negli oggetti e avendo capito il suo ruolo nella profezia di Gwyn, quello che ha Gwendolyn è, chi è chiaramente un forte senso di rispetto e inferiorità del padre. Assolutamente. Cioè lui vuole aiutare Gwyn, vuole essere come Gwyn, e infatti lui è Gwendolyn il Sole Oscuro. Perché non vuole farsi chiamare Luna, ok? Lui sì. vuole avvicinarsi alla luce e al ruolo di Lord Gwyn. E questa è la cosa che, che diciamo adesso. Poi aggiungeremo Ciccia. Allora, io ho un invasore, quindi devo rimandare... Ho visto, ho visto. ...a più visto. tardi la mia, la, la mia discussione, ma la farò. Oh, Retropugno. Bella. Retropugno. Bella, mi hai fatto una carezza, ma bella. Eh, niente. Ah, sì, ah lui, lui ha, ha il pugno il normale. Eh no, ma io ho quello... Cosa? L lag. <ride> ok, e Extreme lag. lag. Lag punches, perfetto. Ok. Tra l'altro lui ha l'elettricità e lo sangue. No, ma, ma cosa? Ma cosa vuol dire? Ma avete visto? <ride> Niente. C'è un, una conoscenza dei, dei, dei momenti di backstab che io non ho proprio. No, ma è normale. No. Questo per me era Perry comunque. Eh. Niente, qui c'è il backstab. Di nuovo backstab. Non sto riuscendo a fare un cazzo. Niente. Mi continuo ad andare dietro perché io continuo a parriare. Io premo R1, ma mi fa prima lui il backstab, ragazzi. Ne sto premendo 40. Ah. Cioè, vado dietro anch'io, ma non capisco perché non succede niente. Eh, va. Cioè, andiamo dietro insieme, ma Vabbè. lui. Va prima, non è colpa tua, non è colpa tua. Eh, è, è conoscenza del, del meta web? Sì, sì, no. Sicuramente ci sono delle finestre, vedi? Arriva prima lui, nonostante siamo tutti e due, accercando le spalle dell'altro. Esatto. Sì, sì, non ti preoccupare. E niente, non devo targettare allora, esatto è l'unica eh <ride> ma io continuo a prendere pugni so, niente non sto riuscendo neanche non so che cazzo sta succedendo non sto riuscendo neanche a rollare eh perché lui è anche ovviamente il netcode che è un pezzo di merda ma non... a chi ti cerca no, di ragazzi, fare il backstab non puoi fare per... sta sto sto succedendo roba strana sì però non è mai successa una roba del genere perché nessuno ha sempre cioè non c'è stato nessuno che ha voluto farti Chainstab eh, Guarda guarda Lo so Hai visto? Lo so. No lo so, lo so Lo so lo so lo so Lo so Quello che puoi provare a fare è Senza target Quando pensi che stia per farti il check Il backstab Toglierci cioè senza guarda, target Guarda adesso non pensavo di prenderlo E l'ho preso Eh lo so Cioè random come, come ho fatto a prenderlo adesso? Non era dietro Forse devo prenderlo tipo un attimo prima Eh sì Ah esatto però da dietro, c'è cioè un po' un pasticcio. Eh, niente, è arrivato prima lui. Però, però non mi ha fatto danno. Con la spada. G cosa? Ma... Cioè, mi ha fatto backstab. È. Ma non mi ha fatto male. Ok, ora sì. Boh, ragazzi, non ci ho capito niente. Adesso... Es esatto, adesso l'avevo fatto io prima il backstab wireless. Cioè, ho fatto tipo pugno al vuoto, backstab. Non preoccuparti. E prima mi ha fatto... Una mossa uh, che è partita con tutta l'animazione del backstab e non mi ha fatto danno. Ah, no worries. Non ci ho capito niente. Quando non ti peccato fa danno, vi siete fatti ti backstab a vicenda. <ride> Cosa? Peccato che non ti sei seduto al falò. Quale? È? è quello della luna oscura. Eh, stava lì nella Eh, infatti, peccato. Comunque, adesso almeno posso parlare. Sì, uh, assolutamente sì. Gwindolin ha fatto comparire un'illusione, quindi la dea illusoria è lui. Di conseguenza, credo che Gwindolin sia nato con delle malformazioni, ok? Fragile e okay. ripugnante. E Gwyn abbia desiderato talmente tanto di volerlo come una femmina. Che Gwendolyn ha secondato questo desiderio e si è identificato nella femmina che il padre voleva. E quindi, con la sua magia, ha creato una sorta di boh. Avatar di se stesso è possibile? Illusorio? Questo però significherebbe che ce ne sarebbero due di identità. Ah no, aspetta, non devo andare qua. Perché l'ascensore è già attivo, no? O devo comunque tornare. Ah, non posso... Eh, devi... L'ascensore la, la non, so, non credo che tu possa richiamarlo da là. Quindi ah, devi fare il giro, Devo rifare sì. il giro, ok. Ma che cazzo... Esatto. No, eh, ragazzi, oh, scusatemi. Oh! Stavo leggendo la chat, perdonatemi. È stavo leggendo cielo, la chat beh, perché okay. volevo, legge, volevo leggere le vostre risposte. Ho eh, perso tipo un classico. miliardo di anime. È super uh, classico. Dicevo, quindi... Uh, Gwindolin ha assecondato attraverso una sua illusione il desiderio di suo padre. Mm -hmm. Ed è a capo dei soli oscuri che sono sostanzialmente quasi guardie del corpo. O almeno io così le ho avvertite. La lama del... La lama del... De, de, del sole oscuro. La luna mm -hmm. oscura però... È la sua identità da donna, quindi? Ho capito bene? La, scusa? La luna oscura? Beh, sì. Sì, lui è stato cresciuto come se fosse una principessa perché è nato sotto questo segno magico. È nato con un'influenza esterna. Uh -huh. E il fatto che abbia avuto un'influenza esterna non andava bene per regnare. E quindi in una monarchia patriarcale Gwyn ha fatto lo stronzo. Però allora noi non abbiamo mai visto il vero Gwyndolin. Beh, Gwyndolin ora ha quella forma. Non è che è il vero Gwyndolin, non l'abbiamo visto. Ah, ok, quindi è un'illusione che riveste su sé. Cioè, è un'illusione che è in grado di creare cambiando proprio uh, ascoltami, fisionomia. Ascoltami, a questo punto, visto che stai facendo questa mega speculazione, mi introduco in New Game Plus e ti ci faccio arrivare con una... Decisa utilità okay. speculativa: le descrizioni sono onniscienti. Sì, sono mai confutabili. Okay. Okay? ok, tu leggesti nel mio Game una descrizione cruciale e un'altra mm -hmm. che poi hai spontaneamente, meravigliosamente costruito su un fraintendimento mm -hmm. che però ha portato a discussioni stupende. Okay. Ciononostante, fraintendimento era. Sì. La descrizione corretta, è che non hai frainteso dell'epoca, è che a Anor Londo, Gwindolin, è l'unica... Vero. Vero. rimasta Vero. Questo significa... No, ma che cazzo! Che cosa è successo? Perché si è attivato il. Aspetta, ma sei stato. In... Che cosa Che cosa è successo? Non guardavo il tuo schermo. Ma che cazzo che ne co... so, io ho chiamato l'ascensore, pensavo fosse arrivato e mentre ti stavo ascoltando, ah! Ah, so, and... okay. ha fatto rumore. Ah, io sono okay, andato. Okay. E dagli dai, fa due giri. Okay. Ma che cazzo, vabbè. Ero eri... eri... troppo ah, eh... ho Ero troppo coinvolto. Ero ricoinvolto. troppo coinvolto esatto nel, nel discorso. Scusate, avevo no, tutto è, stato è, stato be... è, è stato. Vai, vai, vai. Bellissimo. Continua, continua. Io sono, io sono nel discorso. Ehm... Um, questo significa che essendo l'unica divinità rimasta da Norlondo, uh -huh. altre non possono esserci. Punto. Qui... E basta. Quindi Guinevere non è una divinità, ci sei vicino, Guinevere però. È la figlia maggiore di Lord Queen Quindi per cui Chiaramente una divinità Nei confronti di quello che hanno costruito con l'era del fuoco ma quindi E a Norlondo È Gwyndolin femmina? No ma ci sei vicino La risposta Definitiva è Che No aspetta Dea aspetta i... Ok ok no, vai 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 dimmi dimmi Ok, è stato, è stato un interrupt interessantissimo, perché Ed stavo allora... per andare proprio sparato come... Eh no, no, non c'è andare, non ci andare un un sparato. Backstop. Non c'è andare okay. sparato. A parte che io potevo chiamarlo... Da... Qua in realtà non c'è una leva qui. No, no. non c'è la leva lì. Fanculo. Uh... Allora, Guinevere El e Gwindolin non possono essere entrambi... Cioè, allora, all'Anorlondo c'è solo una divinità. È l'unica rimasta ed è Gwindolin, non Guinevere. Perché Guinevere l'abbiamo scoperta per la prima volta qui, giusto? Mm? Loro sono eh, alleati con Guinevere. Questi assassini, no? Ok. Ok. Uh... No, aspetta, aspetta, così ci muoio. Ok, fantastico. Aspetta, è che non riesco a parlare mentre gioco anche... Ne è normale! E vorrei farlo, ma... Ok. Dicevo, uh, rileggiamo l'anello, rileggiamo l'anello, rileggiamo l'ultimo anello. Vai, che però ha un errore di traduzione. Come ti ho detto. Allora, Gwendolyn, fin troppo cosciente del suo aspetto ripugnante e fragile, creò l'illusione di una sorella di Guinevere. Ok? Non è questo l'errore, giusto? È quello l'errore. Ah, ok, quindi qual è. L... allora non ho capito qual è quella giusta, quella corretta. E qui farai uno dei tuoi più grandi. Ah, ah! ok, ok, no, non me l'hai ancora detto. No. Ah, ok, ok. okay. No. Qual è l'errore? No. Ok. L'errore è che non ha creato. Una, non so perché l'hanno tradotto così, voglio morire. Mm, che non hanno creato una mm, illusione, non ha creato un'illusione di una sorella di Guinevere. ha come ha detto lui nel dialogo anche in inglese, uh -huh. ha creato un'illusione di sua sorella Guinevere. La dea illusoria non è il fatto che usa le illusioni, è che è una illusione sadonia. <ride> È stato bellissimo ah, questo percorso. Ok. Quindi Guinevere non esiste. È morta, non è poi... qui, non esiste. Molto probabilmente, non era né così fregna né così grande. È, è Gwendolin <ride> da lì sotto che parla con noi. Quindi esatto. non c'entra niente con, li... okay, ok, ok, ok. Ok. In altre parole, okay. magari era veramente così bella Guinevere, forse anche così grande. Però non è qui. Non è qui È andata via con tutti gli altri stronzi Ma infatti... E Gwyndolin sì, sì. Visto che è un ripugnante Schifo con i serpenti Ha detto se io mi metto steso sul divano Non ci faccio una gran figura E probabilmente il non morto prescelto Mi manda un po' anche a quel paese certo. Come, farei... Come tu hai fatto con Frampt Visto che è molto più attraente e conturbante vero, Vi... vero. Detto questo uh, Se ci metto invece Dopo tanta sofferenza Non morti, zombie e orrori una, una bella... mega fregna seminuda che lo coer... cioè certo, in una sorta certo. di coercizione, Dicendogli guarda, che se tu succedi a Guin, sei per sempre il mio. Preferito. Ma vai a fare in culo. Pezzo di merda, <ride> pezzo di merda. Porca troia. Poi c'è anche il quadro ad Anorlona di Guinnavare, quindi era effettivamente così bella. Uh, però, lui fa questo per aiutare la profezia a compiersi. Ok, la, 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 diciamo che l'illusione è abbastanza potente come magia da essere autonoma. È praticamente un disco rotto, non è che Windolin parla attraverso di lei, però è un'illusione. La dea illusoria Guinevere non Ho è capito. che Guinevere usa le illusioni, bensì che è un'illusione. E, e quindi, però, allo stesso tempo, lui, è giusto, mm -hmm. crea un'illusione anche sì. del se stesso donna. E quindi, in realtà, sarebbe corretto riferirsi a... Gwendolyn, come una donna Perché credo che lui si senta tale Quindi lei eh, si senta tale Io credo che oh, eh, cioè, Gwindolin... Io sono confuso perché non so se Gwendolyn Si sente un lui no. Ma no, vuole io... assecondare no, no, il papà no, no, Tal no, punto no. da fare l'illusione di se stesso donna Ma lui non si ha fatto un'illusione un Di se stesso donna Ok Lui è davvero con un corpo femminile Probabilmente perché è stato cresciuto comunque con sono cose confuso. particolari. Nel senso che lui non ha creato intorno a sé un seno per sembrare donna e far felice papà. Uh, è papà, un gran figlio di puttana nei suoi confronti. Indipendentemente da quanto Gwyn possa essere visto per, in maniera positiva, quello che è successo qua è negativo. Lui non voleva che Gwendolyn avesse alcun ruolo al trono. Ok, e fin qui ci sono. Mamma mia, stavo rischiando. Uh, e fin qui ci sono, però Gwendolyn. Viene definito anche la luna oscura, non solo il sole oscuro. E eh quindi sì. c'è effettivamente, c'è un. Mh, lui, Gwendolyn, sì. nel dialogo di prima, non sembrava si riferisse a se stesso in nessun modo, vero? No, no, no. Gwendolyn è infatti ineffabile sotto alcuni punti di vista, perché è magicamente coinvolto, muta forma sotto alcuni punti di vista. Ha capacità di incantesimi e maledizioni illusorie pazzesche, tanto che quando lo combatti il suo corridoio diventa infinito. Uh -huh. Perché è un'illusione, non, non diventa davvero infinito. Però, cioè, il fatto che si chiami la luna oscura, uh -huh. per me, essendo una dea illusoria, stava a significare anche che... Ma che cosa, mi ha backstabbato? No vabbè, basta, non li posso schifare, ho capito. Tanto da fare sono una minchiata. Dai, ammazziamoli. Ah. A cazzotti! Ecco. Dicevo... Uh... Essendo che ci sono delle descrizioni che parlano di Gwendolin come luna oscura? Sì, uh, sì, sì, sì. allora io ho l'impressione che in realtà Beh. non solo il narratore onnisciente, non solo Gwyn, ma anche Gwendolin avesse comunque questa impressione di sé. E infatti, questo lì... Gwendolin. Cioè, visto che a seconda non anche di tanto il padre. Ma non definito no? luna oscura. Gwendolyn viene definito in possesso e uso delle lune oscure e padrone del patto della luna non oscura. Non c'è mai nessuna descrizione che parla di Gwendolyn la luna oscura? Non che io sappia, devo fare magari adesso, visto che tra l'altro il traduttore online, un double check, ma non credo che ci sia nessun caso in cui lui viene chiamato chiesto... Mi pareva si che un chiama. oggetto avesse proprio la luna oscura, se non è così mi ricordo male, allora ritiro quello che ho detto. No, guarda, lo so che tu ti stai basando su una cosa che ricordi, ma è perché purtroppo o per fortuna, visto che comunque è interessante da impazzire, è un personaggio fantastico. Gwendolyn è decisamente un personaggio ambiguo, ma... A livello di dialogo, di come lui si pone con se stesso e come si vuole far chiamare, lui è maschio e si sente okay. tale. Okay. Tuttavia... Si definisce il sole oscuro, dicono in lui chat. Lui si definisce ecco il sole sì. oscuro. Non ci ho fatto esatto. caso. No, lui si definisce proprio il sole. Io sono Gwyndolin, il sole oscuro. Uh, ed è stato cresciuto come luna e attraverso la luna mm -hmm. perché è nato particolarmente uh, scomodo a Gwyn. Cioè lui, non, certo. è lui non è nato... In maniera ambigua a livello di sesso. Lui è nato a livello ambiguo a livello di genesi, ma ne parleremo in futuro. Ok, no, allora okay, io cioè, avverto che papà, aspetta, papà qui... e mamma non erano gli stessi del primogenito. Mettiamola così. Io Sai avverto. che Quinn è un po' zeussiano o certo. no? Cioè, certo. quindi. Io avverto semplicemente che. Um, eh, non lo so dove vado, ragazzi. Sto parlando e intanto esplorando. Sì, no, vabbè, que queste sono le passeggiate di speculazione, ragazzi <ride> E quindi non so dove, neanche dove cazzo sto andando. Intanto, devo andare giù ancora? O ho, ho sbagliato? Ora, adesso, no, adesso sto no, no, su. adesso tu. Ora, ora no, vai adesso, giù, ora, giù. Ok, epocami, evocami epoca Ti do una cosa, tu la dai a Gwendolin. E poi okay. decidiamo di fare. Ok perché se vuoi ti faccio vedere il rush da Ornstein. Quindi potrebbe essere nato proprio dalla riproduzione di coso di Gwyn con un animale. eh sì, sì, può essere, non ti dico la soluzione adesso e la chat neanche la sta, davvero perché Dark Souls è una trilogia che ha avuto veramente sberle a causa della localizzazione ed è un gran peccato. Io sono già umano, no. Sì, sì, sono Giomano. Sì, però Gwindolin è un po' l'incomodo che è nato perché è nato, uh, perché Gwyn non lo sapeva tenerlo nei pantaloni, mettiamola così. Um, però, appunto. Lui è stato trattato comunque male, ma evidentemente non a livello magari di comportamenti, cioè lui è stato trattato male a livello di gerarchia, di monarchia e di volo d'aquila nostro che vediamo come è stato rinchiuso e trattato affinché fosse lontano dal ruolo di re o di erede. Però rispetta suo padre, vuole essere come lui, vuole aiutarlo al punto da essere l'unico e ultimo sacrificio rimasto da Norlondo che crea un'illusione per mantenere il piano del padre della profezia e seguire la storia di Petilondo, Guinevere, Vincolo, eccetera. Io, guarda, ho tirato fuori l'anello della magia nera solo per dirti che c'è scritto effettivamente che chi stringe un patto con la Luna Oscura riceve questo anello da Gwendolyn, dea della Luna Oscura e figlia esatto. minore di Lord Gwyn. E sai perché? Perché uh, questo serve a farti capire una cosa importantissima a livello di narrativa. No, ragazzi, C è avete me... cazzo con queste invasioni. Maestro, <ride> per favore, prendiamo Lorenzo. Cioè, io ho bisogno di 10 Pisa. minuti da dedicare alla adesso lore di questo gioco. Prenditi, cioè... prenditi Prenditi questa cosa, che sarà molto lore. Ok. Maestro, cioè, facciamo tipo la forbice del deserto più incredibile che abbiamo mai fatto in vita nostra. Ricordo: da... ho oh, 30 orecchie. Allora, Lorenzo, vieni qua. Vieni qua. E ti rompiamo di botte adesso. Perché io ho visto. Ok, si è buttato, Lorenzo. Ti ringrazio. Cioè, ragazzi, ho bisogno davvero di 5 minuti per parlare di questa cosa. Non ci sto riuscendo. È mezz'ora che av avremmo dovuto superare allora. questa discussione e siamo ancora qui. Allora. Guarda. Um, Il fatto è questo: ciò che sto per dirti. Per te sarà semplicemente una risposta. E devi mm. prenderla come tale. Ok, Per chi conosce la trilogia, io non ti dico se avrai modo di anche solo sentir parlare di nuovo di questi personaggi perché tu non hai idea di quanto possono essere lontani nel posto nel tempo i sequel sì, ovviamente però uh -huh. uh, alcuni faranno ah beh cazzo eh, ma, ma cazzo eh, eh, però sì A O, u no tutte le, tutte le vocali uh -huh. però ascoltami quello che tu leggi in quelle descrizioni, quello che tu arrivi a discutere attraverso Gwyndolin, che è un personaggio che è un casino, ed è un casino vero da discutere, sì. perché è molto complesso ed è molto legato un po' alla Shingeki do Kyojin, sul fatto che lui è nato per essere nascosto ed certo. è stato nascosto anche nell'informazione. Il fatto è questo. Gwyndolin, nessuno sapeva che è maschio. Quindi, ok, quindi la descrizione vuole farmi capire che... La descrizione vuole farti capire che è un inganno. È un inganno. Cioè, lui è stato visualizzato come Dea della Luna Oscura perché Velka era altrove e Velka non va bene e Velka finisce nel dipinto insieme a tutte e le condotte. E siamo d'accordo. Quindi Windolin diventa eh, di la Dea del Peccato perché Velka deve andarsene a fare in culo, ok? Mm -hmm. Detto papale papale. Mm -hmm. eh, lei, lui, lei è la vera Dea. Ehm... E tu fai un patto con la luna oscura parlando però con il sole oscuro. Cioè, capisci? Certo. Solo che tu non lo sai. Gwendolyn ha corpo e movenze femminili. Questo è un occhiolino a chi, chi vuole intendere. Però um, non lo è. Non si sente tale. E partecipa. E su questo appunto hai assolutamente ragione. Finalmente posso dirtelo. Sì! Lui asseconda questo però. Non si fa chiamare luna oscura perché non è la luna oscura. Lui non apprezza la luna, ma è il suo potere. E non apprezza la luna perché comunque ha a che fare con Verga. Cioè certo, ce certo, certo, certo cioè, chiaro, lui chiaro. è una contraddizione. Quindi, allora, chiudiamo un attimo il discorso. Gwendolin. Mm. Quindi, Gwendolin ci sono. Lui si definisce il sole oscuro. Vediamo se riesco di nuovo a parlarci. Per, per proprio Esatto, tatuare... non entrare nella nebbia. Inginocchiati no, no, no. e dagli il dono, Welcome Uh -huh. No, non... Non mi dice... Vabbè, aspetta. Vai. Finalmente. Vediamo... Uh, intanto ci parlo, se si potrà. Miracolo, spada della luna oscura e talismano della luna oscura. Wow. Eh, questa è ciccia vera. Ok. Allora, aspettate. Finisco un attimo il discorso. Um, Gwyndolin è il sole oscuro. Si definisce come tale. Ma... Essendo nato ripugnante... Ed essendo nato maschio, mm -hmm. il padre lo nasconde e lo finge donna in modo tale che non ci sia un altro figlio Erede. maschio esatto. che finisca come è finito il nostro innominato Figlio del Sole, Giusto? Dio del Sole. Mm -hmm. Ok, Dio della Guerra. Più che altro: Dio della Guerra. Okay? Esatto. Ok, il suo potere è quello di creare illusioni, può creare persone che non esistono, come Guinevere. Quindi la dea illusoria è Guinevere, in realtà, perché non esiste. C'è la dea che è un'illusione. Oh, Esattamente. Ok. Um, potrebbe essere, dicevo, in grado quindi di creare infinite cose che non esistono, perché noi possiamo colpire. L'ho visto dal tuo video. Uh, Guinevere. Quindi lui può creare illusioni che possono essere colpite, che hanno quindi un'essenza un fisica. Una fisicità. Esatto. esatto. E se dovesse droppare anime, ti direi che queste illusioni sono fatte con le anime quasi, no? Ehm. Um, è nascosto qui dentro, si definisce il sole oscuro, ma esiste il patto della luna oscura, quindi mi chiedo, es esistendo il patto della luna oscura, lui fa finta che esista anche Gwendolyn la luna oscura oppure no? È semplicemente il nome a cui eh, è abituato ormai perché il padre così voleva che si chiamasse. Cioè mi è poco chiaro perché lui se si sente il sole oscuro continua a chiamare il proprio patto la luna oscura. Allora, io penso che sia semplicemente per il fatto che è subordinato a Guin, cioè, okay, o okay, okay, cambiare okay. il nome del padre. Perfetto, pasto. perfetto. Quindi è come... come chiamare la stregoneria. Stregoneria, magari non ti piace, esatto, okay. chiarissimo, chiarissimo. Cioè, è semplicemente la sua devozione, estrema devozione al padre. Mm -hmm. Però, il suo corpo è comunque maschile, lui si sente maschile, non si è mai. Perché io avevo pensato, ok, quindi la luna oscura è la sua apparizione da femmina, lui si faceva vedere in pubblico da femmina, ma in la verità è che lui non si faceva mai vedere perché era mostruoso. Non mm -hmm. si faceva mai vedere perché il padre esatto. non voleva che si sapesse che A avesse avuto un figlio illegittimo, B mostruoso, C maschio, giusto? Mm -hmm. Ok, ora mi è chiaro, leggiamo le altre cose che sono arrivate. Miracolo conferito a chi ha stretto un patto con Gwindolyn, figlia minore di Lord Gwyn. Potenzia l'arma destra con la luna oscura. Il potere dei raggi della luna oscura si manifesta sotto forma di vendetta. Più potente è l'anima dell'incantatore, più devastante sarà l'attacco. Ok, quindi la luna oscura è la vendetta. La vendetta contro i peccatori, ti direi, visto che. Insomma, poi vabbè, c'è anche l'oggetto che sacrifichiamo, parla chiaro. Um, abbiamo poi droppato il talismano. Il talismano. Leggiamocelo subito. Tramite per lanciare i miracoli degli Edei, conferito ai Cavalieri della Lama della Luna Oscura, aderente al patto di Gwendolyn del Sole Oscuro. Sì, tra l'altro, anche qui Gwendolyn del Sole Oscuro. Questo talismano richiede fede, ma ha un potente allineamento dei miracoli. Ok. Ha un potente allineamento. Cosa si intende per allineamento dei miracoli? Perdonami, fammi vedere. Cosa si intende per allineamento dei miracoli? Ah, niente, fondamentalmente a quello che in termine tecnico sarebbe il magic adjustment. È forte. Ok, <ride> è ah, forte. ok, 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 ok. Semplicemente è molto, forte. È molto forte. E praticamente, hai presente il concetto di Yin e Yang? Sì. Gwindolin è e lo yin. Incarna, certo, certo. Sì, sì, sì chiarissimo. Eccolo. Chiarissimo. Ho capito. Quindi, chiudiamo la questione Gwindolin per ora, ma... Esatto, e... Brep, vai. Di promettendo di riprenderla in futuro. Adesso ti porto e andiamo. Dai nostri cari fratelli. <ride> in fretta. Vedrai come. Uh, un attimo Dim solo che c'è Gianni. Ho visto, sì. Ti volevo dire anche un'altra cosa: Ma quindi i giganti possono riprodursi non solo tra di loro. Assolutamente. Ma questo è importantissimo perché gli umani, per definizione, invece, non possono farlo. Eh. Yeah, diciamo ah, che... Non ho letto il globo, non ho letto il globo. Il globo blu, è vero, hai ragione. Straleggilo. Allora... Questi globi mistici vengono conferiti alle lame della Luna Oscura, cavalieri che servono Gwendolyn del Sole Oscuro in modo da poter favorire la vendetta degli dei. E infatti lui ci dice: stringi con noi il patto per mm -hmm. uh, andare a uh, punire i nemici di Gwyn, di padre Gwyn e sorella Guinevere. Esatto. Quindi, ragazzi, Gwendolyn, oh, figlio mostruoso, figlio ripugnante, è l'unico che in realtà permette. Potenzialmente a Gwyn di finire il suo lavoro attraverso il vincolo sì. della fiamma fatto da Firenzo attenzione, assolutamente sì. Che uh, ma infatti lo dice anche Kath che, nonostante Gwen comunque non volesse l'eredità di Gwendolyn, quando lui è andato al vincolo, ha lasciato il mondo degli uomini a lui, cioè al vero. figlio maschio, o meglio ai figli maschi. Ma sì. se ne riparlerà un po' Come mai? Ah, perché forse dallo scudo gli. No, maestro, lei è troppo forte. Ah, lo siamo, lo Dobbiamo siamo. Dobbiamo andare di qua? Oh, yeah. No, perché no, non si apre. Va. Ah, sì, giusto. E quindi anche il ricettacolo è stato affidato. Beh, Bruce Lee, la sorella non esiste, rispondo alla chat. Guinevere, non esiste. Aspetta, Hold on. Certo che esiste. No, 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 no. Quella Guinevere intendo. Cioè, è esistita. O oh, sì, magari è ancora sì. viva Non sappiamo se è vivo o no. Probabilmente. Può essere. Può, come non può essere. No, 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 però, non mi fraintendete. Okay. Esiste. Okay, okay, okay. Quella Guinevere però non esiste. Quella che no. ci no. il ricettacolo Assolut è, è Guilloli. Assolutamente no. Esatto. Bravissimo. È giusto così. Ciao. <ride> aspetta, aspetta. Ce n'era un altro nascosto. Speravo che non mi prendesse. Uno, due. Oh, oh a cazzo no, show, Luca, no, le scale di merda! Vabbè. Basta, mi ho rotto le palle. Ciao. Ok, ci siamo, Vabbè, maestro. Dividiamo, div dividiamoci. Va bene. Dove va? Io vado a sinistra. Va bene, io vado a destra. Let's go. Let's go. Operazione forbice del deserto. Disgiunta. Oh yeah. Ah, ma aspetta. Oh no. Eh no. La disgiunzione sta provocando sono qualcosa di disgiunto. Psicologo. Sono stato disgiunto. Dove cazzo devo andare? Ah, ma perché dobbiamo salire dalla stessa parte? Sì, mi ha confuso questo. Ah, ok. Let's go. Bravissimo. Aspetti, aspetti. Al top. No, no, al top un cazzo No, no! È anche morto Porca oh, troia no. Mi sono preso gli ombrelloni in faccia, ragazzi Vai, vendicati No, 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 aspetti, la, la evoco, eh Dobbiamo farcela okay. in due Ok, ok ho, ho rovinato tutto Ci sto non è... <ride> Poverino Aspetti che divento umano Maestro Oddio. vuole essere il mio disgiunto Dovremmo unirci per questo piano. Altrimenti, vai. Eh, hai già messo il cazzetto? Yes. Però questo pugno fa schifo. Ah no, ragazzi. sono stato invaso. No. Allora intanto Tutto vado. Avanza, tanto sono umano. Avanza, Esatto, esatto intanto Sono avanza. stato invaso anch'io. Ah no, non è vero. Era la nebbia di Guinevere. Eh, sono, cioè di Guindoli <ride> Però ho avuto paura. Tra l'altro, forse ho resettato così. Sì. Vabbè, però ero stato appena invaso adesso. Ah, Kingo non preoccuparti, Florenzo. tu vai... Tu vai verso... Vai tranquillamente verso... I cornicioni della morte, e via. Ah, uh, no. Nope. Tento. Not gonna happen. <ride> Deve fare due... Steppini. Eh sì, il pugno non mi è piaciuto lì sopra, eh. Mi sa che devo rimettere l'arma normale. Eh, il pugno lì, sì, è molto da, da riposte più che da menare. Mm. menare cioè. Vado. Oh no. Un'altra invasione. <ride> che bello. Ah, non rodeo. Non vedevo l'ora di essere invaso di nuovo. Ok, questo okay. Quest invasore mi ha dato un regalo per te che sarà interessante. Ush, molto bene. Il pugno è solo flavor, per il resto fa schifo. Ok, dove cazzo sono? No, eh, il posto è quello di un'altra parte, esatto. Re. Ti metto il segno oltre il diciamo ponte oltre la torre ok il mio segno è poco dopo <ride> lui si stava inginocchiando io volevo predarlo vediamo se appare il mio segno da non appare da qui è... eh diamogli qualche secondo Dov'è il mio segno? Perché non lo vede? Perché? No! L Ennesimo backstab. Eccolo, sono là! Chiamami! Non quello, l'altro! Sì, sì l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ok. A posto. Ok, it's time to forbice. Ah, ma è già fatta perché guarda, lui deve per forza guardare me, altrimenti si becca il mio backstab. provare a fare del suo peggio ma Madonna che male No lo devi fare Bravo No Avevo fatto partire il Perry <ride> Grazie maestro <ride> Gentilissimo Let's go Let's go Allora Sì, si sì, va bene Bravissimi tutti Esatto Bravi tutti Ignora i cuccioli Vai giù dritto Sì, sì, sì Bravi tutti Vai, vai, vai non ti, non ti curare di loro Sì, sì Io mi vedo davanti a lei Perfetto, così Io okay. prendo sempre danno okay. a okay. caso Ok, No, no, no Ok, ok Ok, maestro Ok vai, no, vai. Non ci inseguiranno? No Ok Uh, non okay. ti preoccupare, non, è, non, è, non ti preoccupare, non vale nulla quell'attacco. Ok, non mi preoccupo, maestro. Let's go. <ride> I sacri ombrelloni. Ok. Porca miseria, dai, dai, ci sei. Eh, non sto capendo che cazzo succede. Attento, okay, è morto, è morto, è morto. Non so perché non, non stavo riuscendo a lottare contro di lui. l'inquadratura In non era proprio comodissima. Vado giù. Vai giù. Ah ok, ok, ok. Certo. Aspetti, qui c'è Parropoli. Eh. Oh! Così. Qui c'è Parropoli. Si gode. Vieni, vieni, vieni qua. Dove? Vieni su. Ah, su sopra sopra. La scale. Yes. Salta, giù, giù, non ah, eri visto volare. Giusto, 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 c'era il trick che mi avevi fatto vedere. Esatto, qui. aspetta qui. Un po' prima. Devo prenderla esatto. da sopra. Bravissimo. E adesso tu tutto detto. Esattamente. Giusto? Sì, è giustissimo Qua sopra uh, Poi devo andare di nuovo sopra Apri il portone Ah giusto No giusto. Scendi, scendi, vero, scendi pure È vero che scendo pure. giù ci sono i due tizi C'è l'ombrellaro Esatto Ma tanto io vado direttamente nella nebbia Non penso mi inseguano Ma io aprirei la portona Il portone Ah perché così almeno c'è lo shortcut tazzo Ok ok hai ragione Se no, poi dopo è un casino ritornare Esatto Uh, I cannot open it <ride> Ricordati bene che c'è la leva A tua destra Ah già è vero è vero è vero Esatto vero. E eh, beh oh a Norlondo c'è Dark Souls Lord È, è tutto vasto, qua. Quindi è normale che non ti ricordi i dettagli Vero 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 Non ricordavo Ok Ha aperto il portone Andiamo Cioè andiamo Vedi tu Esatto Io entro Tu dai il contributo che vuoi dare Aspetta, aspetta, Mi questo lo ammazzo, però. Che dobbiamo sfondare. Oh, balle! Let's go. Si gode. Si rigode. Si gode ancora. No, niente. Ma che vuoi fare tu con le tue magie del cazzo, ma? ma vai a fanculo. Andiamo. Sono carico. Sono pronta. Ci sta. Ah si sì? Vai. Aspetta, aspetta. Hai fatto forza interiore? Sì. Aspetta un secondo allora. Presto, presto e... tempo. Ti non trovo la fiamma! Buff. È giù, è giù, è giù. Eccola. Vai, continua giù, eccola. Non ce l'hai chippata. Vaffanculo, a tutto. Andiamo. Vai. Lui è terribile Fa veramente sì, paura per... Nightmare material e... e avrai presto informazioni extra su di lui Eh certo Perché vedremo la sua anima Esatto E non solo E la sua arma anche? No il... Yes eh Sì anche perché l'anello mi aveva droppato l'altro Ma esatto. Questo non è un cavaliere Quindi non può droppare anelli in teoria Ma comunque non dovrebbe Via Via Maestro Maestro cosa cazzo sta facendo? Maestro, maestro, maestro. Che c'è? Ma cos'era quel danno? Era lei il boss per loro. Perché dovrei essere midroll, ragazzi? La fiamma fa peso? No. Allora, perché dovrei essere midroll, scusate. Ed ecco qua il nuovo boss per te. Infatti, non sono midro. Ok. Attento, eh? Eh sì. Ora avrà le mosse dell'altro. Sì, e le sue potenziate. Sì, Quindi sì. stai molto attento. che ci Aspetti, sono un paio maestro, tattive. aspetti. Me lo, faccia, me lo faccia vedere. Ma certo. Non, non preoccuparti. Eccolo, infatti. Eh sì, la culata sua, che prima era semplicemente ereditata, ora è anche potenziata. È mio, è mio è, è, mio. è mio, è mio. È mio, è mio. È mio, è mio. È mio. Bravo. Ci siamo. Rinse and repeat. Oddio, questa! Eh, è la carica, solo che è elettrica è più veloce. Cosa sta facendo? No, no, è maestro, non lo colpisca! Non lo ah. colpisca, maestro. Va bene allora. Prenderò la mia arma segreta, il binocolo. Il pugno. Oddio, oddio. È eh, già! È Ti lontano. sì, io, visto che stiamo in New Game Plus. Doppio roll alle spalle E via mm -hmm. Ma non uno Doppio Sì Bravo Sì Let's go Uno Due Dai combatti col tuo martello Dai combatti Combatti Dai, Di più Finiscilo Lo dovrai finire con la, la spirale dell'abisso eh sono d'accordo maestro. Combatti. 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 Sei un giustiziere no? Combatti. Bravo. Combatti. Pensa in midroll che è inculata. Minchia sì. Ancora. Uno. Due. Dai danziamo. Uno. Due. Combatti. Dai. Fatti sotto. Sei troppo lento. Che giustiziere sei. Avrai Dai. intuito che in blind hai fatto il boss più difficile. Sì. È una gran cazzata lui, mamma mia. Sì, sì, sì. No, non è lui il tuo avversario, hai capito? Sono <ride> io. Girati. Attacca E. Attacca E. Noi siamo giusti. Attacchiamo... In due quando siete in due. Ancora, combatti. Combatti, giustiziere. Sei lento. Dai. Dai, combatti. Uh. Uh. Ah, cazzo, mi ha preso! Bravo. Ok. Ok, quella mossa lì è l'unica che non riesco a evitare. Ragazzi, chi però i pugni sappiatelo. Ascolta, ascolta, aspetta. Visto che io sono in arena, no? Sì. Uh, se riesci a vedere anche schivando un po' dove sono, mm -hmm. se ti droppo qualcosa riesci a raccoglierla in tasca. Assolutamente, pazzo. maestro. Ok. Mi passi quello che mi vuole passare, glielo tengo io lontano. Questo cretino. Perfetto. Che pensa di intimidirci? solo io ora troverai un oggetto per okay. dopo. Ok. Ci sono, maestro. Ok, mi levo. Sì. No. Devo approfittarne Prendilo rendirlo. Dov'è? 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 Sto andando dalla parte sbagliata Tranquillo, ci sono io Martello di Smurf Martello di Smurf Martello, dove cazzo sei? Sta arrivando Ok, non sta più arrivando Ma che cazzo è sto martello? Dio, madonna Maestro, non eh, lo uccida fare... bisogna... No, no, no Bisogna fare un po' di pulizia, in effetti Martello Eccolo No Mi dice che non posso usare quest'arma Ma non so perché Neanche a due, a due mani. No, neanche a due neanche mani. Neanche a due mani. Eh, no. beh. Ma, no, ma non gli farò danno? Se la uso. No. Smoke è più forte di te. Fuck. E allora c'è una non sola alternativa Non esiste arma nel gioco che ha bisogno di più forza di questa. Oh no, oh no, oh no. Dai, usa, usa i pugni eh... del G. Ah! Non ti li curo! Ho... Cioè, ti curo, lo distraggo. <ride> usa, ho... usa i pugni. Eh, se li trovo. No! C'è più tempo, ma non ho l'arma. Ho premuto quadrato per sbaglio. Maestro Lo distragga! Dove cazzo sono i pugni? Eccolo! Ho il pugno, maestro. Non lo puoi colpire se non conosco Ryuken altrimenti No, ovvio, altrimenti disonore a me e a tutta la mia famiglia. Insieme, esatto. <ride> ma mai più live. <ride> ok. Okay! Yes Ok Leggiamo dello smuff Doppio Allora Leggiamo prima Finale incredibile comunque eh, Leggiamo prima Ecco lo shoryuken il martello che è esattamente a metà. Martello pesante ricavato dall'anima di Smau il giustiziere o Smaug, perdonatemi, guardiano di Annorundo, sì. Smough. Eh, amava il proprio lavoro e macinava le ossa delle sue vittime nel suo cibo, eh, rovinando ogni speranza di raggiungere i quattro cavalieri. Ah, quindi i cavalieri dovevano essere anche dignitosi. È esatto, sì. Eleganti, come effettivamente sembrano tutti. Lui invece era un barbaro e quindi Gwyn non gli voleva dare questo titolo. Esatto. È, è, è super sensato visto il canone estetico di Gwyn Vista Anor Non poteva essere un rozzo esatto, sì. che mangia le ossa Dei, dei morti un, Uno dei quattro cavalieri Sì Leggiamo l'anima Eccolo qua Ah uh, oh no niente Non dice nulla l'anima Guardiano della cattedrale perduta di Anor Londo Era semplicemente il guardiano della cattedrale E che, dove siamo ora? Però, eh, vuol dire sì, poco. Sì. Gli esseri speciali, anonime speciali, nulla. Quindi, la, la cosa che abbiamo, insomma, imparato è che. Credo che dalla descrizione avverto anche che lui, invece, desiderasse esserlo. Oh, oh beh, lui, se tu togli l'audio, ride mentre combatte con te. Quindi sì? gode proprio. Cioè, è un mostro. si sì, sia sì, un mostro. Ah, ok, ok. Sì, Mangiare io... le ossa, tra l'altro, gli dava una resilienza pazzesca perché ha un sacco di HP. Ho capito. Io. Avverto che, 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 che Smaug provasse a essere un cavaliere, volesse essere un cavaliere, però... Eh, secondo me aveva quell'ambizione. Eh, però era troppo rozzo. Bene. Ma, ragazzi, abbiamo fatto quanti boss oggi? Esatto. E, infatti, io so già come finirà questa live. Quello che devi fare adesso è andare nella camera della principessa. Eh, lo so, da Guinevere. Ah! Ah... So anch'io come finirà questa live, maestro. So anch'io come finirà questa live. Aspetti. Devo prendere dei pugni. Anzi, no. Anzi, no. Mm -mm. Fa molto più male così. Andiamo, maestro, andiamo. Io ci sono. Mi siedo. Mm -hmm. Avanzo di livello. Assolutamente sì. Tiro su tutta la stamina dell'universo. Spero adesso di riuscire a mettermi i pantaloni. Ah, beh, adesso manco, manco con un miracolo: c'ho pure l'arco addosso. Forse senza arco. Sto aprendo la porta, maestro. Ok. Io sto affrontando i due, i due amici, ma... Tempo al tempo arrivo. Che visione celestiale, eh? Diamine, ragazzi. Diamine, eh, che sì. bella fregna, eh? Vorrei che... proprio aiutare Lord Gwyn. Non riesco a resistere esatto. a questa fregna. Mi inginocchierò, ragazzi. Perché sono un uomo semplice, quindi vedo una bella donna e dico: Sì, comandami tutto. Sì, mi perdo nella rotondità dei seni tuoi. Vorrei che quei seni fossero i due cicli del mondo a cui darò vita immolandomi proprio come tuo padre. Assolutamente, non c'è bisogno che tu mi implori. Mi farai calpestare dai tuoi dolci piedi mentre succedo a tuo padre. Assolutamente. La tua eh, la, è veramente massima. Sì, prescelto non morto. Ho viaggiato a lungo. Assolutamente. Eh, patto a guardia della principessa. Devo farlo, maestro. Non me la sento. Ma hai già fatto. Ah, no, non, fa. non è entrato nel fatto. Vabbè, entraci pure. Non è veramente quasi nulla, ma tu entraci. Ok, ok. Non è un contenuto oh, particolarmente diamine. illuminante. Ho viaggiato a lungo, sì, stringo il patto. Alla grande, io mi, mi affido a te, mia umile principessa, dalle mani soavi. Oh mio dio, l'anello della principessa del sole. In futuro io, Guinevere, sarò la tua guardiana? Assolutamente. Io vorrei solo scivolare fra la morbidezza delle cosce sue, Guinevere. Io anelo semplicemente. Davvero mi basta un centimetro. Di quella morbida, morbida pelle. Ah, mi attende dal giorno in cui suo padre ha oscurato la sua forma. Forse posso essere davvero il suo boyfriend. Oh mio dio, oh mio dio, ragazzi, sono convinto. Stringerò il patto. Mi immolerò a Gwen. Io rinnego ogni forma di schiavitù sessuale nei confronti di questa mera illusione. Gwendolyn, hai fatto male i conti. La fregna non mi interessa, io voglio la lor. È simbolica questa freccia in mezzo al seno! Ho filmato! In. Te lo rivela! Thou shalt in the of Anor Londo. Non me lo aspettavo? Benvenuto nel finale di questa live. C'è una cosa che tu diceste... Francesco. La luce. Blind Run la e luce di Dark Souls. Non è che, per caso, il sole non è reale? È un tutto finto. Hai appena distrutto l'illusione di Gwendolen e di Anor Londo Era tutto finto. Il la luce sole era non finta. E sì. quindi quel povero Cristo di Soler cercava un'illusione. Si era fermato eh. a guardare un'illusione. Eh. Un'illusione ecco creata dal figlio fedele di un padre sì. che lo aveva rinnegato. Dark Souls inizia ora. <ride> esatto. Che schifo che mi fa la famiglia di Gwyn. Porca miseria. Non... non sarò deluso se il finale canonico è che Gwyn... Per me c'è cioè che Gwyn convince Firenze a vincolare la fiamma. Perché, perché non è la scelta di Firenze. Povero questo, questo è il finale perfetto. Eh. Mamma mia, ragazzi. Ed è cambiato... Voglio... voglio, voglio teletrasportarmi alla... Alla Norlondo un attimo, scusate, prima di finire la diretta. Oddio... Non c'era nessun sole. Questo mondo è in rovina. E Gwindolin... Fai, fai una cosa, fai una cosa, fai una cosa. Sì. Scendi dall'ascensore. Certo. Gwindolin <ride> è un pazzo come suo padre. È lì che cerca di mascherare... La miseria di questo mondo. Ancora e ancora. Ma quando vi renderete conto che è tutto fottuto? Siete senza speranze. Siete senza speranze. <ride> ma ho tolto tutto il sole da tutto il mondo di gioco? Purtroppo no, ma è anche un simbolo del ah, fatto peccato. che in realtà il sole esiste nel mondo degli uomini certo, intorno all'Ordran. Ma non però... là così tanto da Norlondo. Esatto. Supera, supera la torre. Certo. Era tutto finto ragazzi, è incredibile quella esatto. situazione. Oddio chi è? Scudo alzato. No, è la guardiana, anche in questo finale. Siamo destinati a scontrarci. Servi la persona sbagliata. Sarà sempre così, ancora e ancora. Il tempo è ciclico, è stagnante. La tua morte lo è altrettanto. Guarda come cambia arma. Cosa? Uh, attenzione, non posso fare il gioco del ferry qui. O meglio posso, ma rischio la vita, ma a me piace rischiare. Non buttarla giù! Non buttarla giù! Non buttarla okay, giù! Sc scusami. Volevo una morte ignobile per lei, ma Lo non so, importa. ma non farlo. Curati pure, ma non buttarla giù. But this is a È vero. <coughs> <coughs> ecco qua. Finale, perfetto Dinanzi al sole spento di Anor Londo. Guardalo lì Guardalo eh. lì Guardalo lì il bastardo Ragazzi questo è il primo colpo di scena della run Non mi aspettavo è vero, è vero. questa roba Io mi aspettavo che fosse un momento meme Non una bomba di lore Aspettate c'è un anello da leggere della sì, della principessa. Questo anello viene conferito a chi stringe un patto con Guinevere, figlia di Lord Gwyn e principessa del sole, aumenta la sinergia con i miracoli. La principessa del sole lasciò Norlondo insieme a molte altre divinità e divenne in seguito la moglie... Eh? Se questa è una di quelle cose che rimane impressa tantissimo nel, nel folklore di chi gioca Dark Souls, perché quando hai un dio della fiamma... In un mondo in cui la fiamma è così importante, sembra una roba clamorosa, ma non lo sentirai mai più nominare, quindi non preoccuparti. No, io no, già stavo partendo, era... dicendoti: Ok, eh, lo Dark Souls so, 2... anch'io partii all'epoca, eh, non so che dirti, fine, vabbè, era sola. Comunque, Spana, veramente, so. cioè, secondo me Gwyn aveva cominciato a distribuire un po' l'anima a tutti: Dio della fiamma, Dio dei fabbri, <ride> Dio dei tuoi. Cioè, era lì che faceva il magnanimo pezzo di merda. Dai, prendi un po' della mia femmina. Oh, grazie, Lord Gwyn come è, com è umano, lei. <ride> esatto. Sì, 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 sì. Abbiamo l'invasione di Giant Dead e Legion. Cosa? Perché ho due invasioni? Perché si stanno picchiando gli invasori? <ride> non lo so. Ragazzi, ci ah, sono... fighissimo, fai a vedere, fai a vedere sì, Non sono andando. due invasori Uno è l'invasore e l'altro è la luna oscura Che lo sta vendicando, che ti sta vendicando C'è, hai ah, il giudice e l'invasore Che figata Cosa? Sì, uno è un invasore l'altro è la luna oscura Che impedisce all'invasore di combatterti Perché il suo lavoro è proteggere Anor E chi cerca di raggiungere Guinevere Ma perché si chiama Giant Dead? Ma perché è un player anche lui Sono tutti due player, sono tutti due player No, no Ah beh, hai fatto bene Ah, ed era l'invasore, ok Vedi Quindi Quello sforbiciato con Legion l'invasore Esatto Fichissimo Fantastico Fantastico, è stato... Mamma ma che finale perfi... Che culo Sono così rare, sono così rare le... E noi non possiamo combatterci invece, o sì? No, siete... Ah, sì? E invece sì, eh Ah, certo! Ovvio, perché sei un figlio di puttana Nel senso che... Sì, perché tu hai peccato Ah ok. Hai cambiato patto, hai fatto lo stronzo, quindi sì, sì sei sì. peccatore anche tu. Ecco perché può colpirti. <ride> ok. Ah, ma questo è il signor Backstab uh, Uberline. Ah, è lì. <ride> va bene. Quindi okay. adesso mi prenderò 47. Vai sul ponte, vai sul ponte, vai sul ponte. Sì, va bene. Vai sulla maestro. torre, non puoi backstabbarti sulla torre. Perché? Perché il gioco è fatto male. <ride> va bene. Perché è un ascensore. Ok, sono sulla torre. Ok, qui non dovrebbe poterti backstabbare? Vai ancora più indietro? Vai ancora più indietro? Esatto, se ci riesci di tirare la leva e mentre scende, non puoi far, non può farlo, ma non dovrebbe riuscirci. Almeno, non ricordo che potesse. Non penso proprio. Oh, Ci ha provato, se non ci è, cioè, è riuscito prima, non ci riuscirà neanche adesso. Lo spirito oscuro que di mia mamma è invaso. Questi sono i segreti di Sabago. No, no! Ah, vabbè, ma. L'altra Mi... tattica, l'air one smash. Ta, ta, ta. Io non potevo fare niente perché non è equilibrio. Eh, esatto. Mm... Ho eh, tradito Windle. Okay. <ride> Beh, ragazzi, tra l'altro, non c'è niente. Aspetta, recupero le anime prima di andare via. E il falò è spento, ovviamente. Eh, sì, certo. Perché abbiamo ammazzato la guardiana. Ma quindi contro chi non ha equilibrio basta R1 spam, in realtà. Sì. Ah, ok. Salvo che ovviamente non ti faccia un parry o non riesca a rollare certo, fuori dagli attacchi. Certo. Però di solito no, non è facile. Allora aspettate, prendo le, le anime e chiudiamo. Yes! Let's go! Sono nudo! Figo figo! Uh... Gran bella live! Già sì, sì, mi ha perma stunnato, non potevo fare niente. Sì, sì, abbiamo letto tutto, ragazzi. Yes. Bella. Yes, super bella. Fantastico. Okay. Ho recuperato le anime, ragazzi. E qui quindi... recuperato le anime, resta qui perché nel prossimo episodio andremo dentro la cattedrale. Giusto? E figata. Ragazzi, quindi manca le catacombe. Le catacombe? Sì. Le profondità? Mm -hmm. No, mm. le profondità le hai già fatte. Cioè, le profondità, uh, perdonatemi. La le tomba catacombe. Giganti, intende. Esatto, la tomba dei giganti. Sì. Poi... Uh, il DLC? Il DLC? Ah, vuoi rifare anche il DLC? Ha voglia. Ok, ok. Il DLC trottato vedrai cos'è. Ok, ok, il DLC la uh, lo Staizalit sì. E poi la roba che c'è dentro del Bucca. gialli. Sì, 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 sì. Co cominciamo dalla nebbia gialla la prossima volta? La prossima volta cominciamo da una nebbia gialla specifica. Ehm, però no, la prossima volta andiamo nelle catacombe. Dobbiamo una fare volta anche fatte Anis. le catacombe? Sì, una volta fatte le catacombe ti guiderò verso una specifica nebbia gialla per fare una cosina e uscirne. Vedrai sorprese. Ok, avrà ancora tante sorprese. Questa run, a quanto ho capito. Va bene, va oh, bene. Guarda, una in particolare ti piacerà molto. Mi gaso, mi Migaso. Bene così. Maestro, io la saluto. E allora Fantastico. le do appuntamento a domenica. Non vedo l'ora. Grazie vedo mille. Grazie mille. Passa una bella serata, let's go. E Un abbraccione. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, non abbiamo scelto chi ragazza grandare. Però è venerdì. Quindi ridiamo Diego, io direi. Scrivetelo anche in, in dall'altra parte, ma insomma, tanto è sempre Diego il venerdì. Uh, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, abbiamo quasi raggiunto il sub goal delle 2200, non l'abbiamo raggiunto esattamente, ma comunque, insomma, ci siamo vicini, 2171 di meno 29. Grazie mille a tutti coloro che si sono iscritti, grazie mille a tutti coloro che hanno regalato sub, vi ho visti e vi ho veramente apprezzati e vi abbraccio forte. Noi ci vediamo domenica con tripla live di nuovo perché facciamo eh, Dark Souls, poi Everhood, poi il, uh, la demo di Resident Evil 8. Quindi ci sarà veramente da divertirsi. Ragazzi, grazie, grazie, grazie davvero delle tante sub che sono arrivate. Vi ricordo, in chiusura di streaming, che potete comunque iscrivervi al canale anche pigiando il tasto Free Sabrade e passando il mouse qui sul mio nasino. Potete farlo anche in past. Io vi mando da Diego e vi auguro una buona notte, Diego Fichera. Illustrazioni, eccolo qua. Ragazzi, bacetti e abbraccetti. Buonanotte. Ci vediamo domenica. Passate un buon weekend. Ciao.